Buonasera a tutti, si parte col botto. La nebulosa di Orione. Buonasera Daniele e buonasera Tommaso. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, buon pomeriggio a me, ma buonasera a voi. Che bello vedere anche un po' di cielo italiano. Eh, perché ci sono delle meraviglie da vedere anche, anche lì, non solo la Ecco, eh, quindi, ragazzi, live a sorpresa. Mi un po'... Fin troppo positivo. Ecco, Tommaso però, dai, no, e, e, be positive, mi raccomando. No, nel senso che lui dice che dal nostro cielo non è bello solo Atacama, e eh, vabbè, dai. No, vabbè però, ci si può anche accontentare, non è che il cielo si veda solo ad Atacama, ci sono dei posti anche qua, come in casa di Pasquale, poi speriamo anche da casa tua in cui si può riuscire comunque a vedere qualcosa, nonostante ci siano molti problemi di inquinamento luminoso, però... Io torno quindi riuscire. a puntare... Vai. Deve, vadi, vadi Tommaso vadi. allora Vai. ragazzi voi dovete sapere che abbiamo montato due telescopi io da casa mia e Tommaso da casa sua quindi cercheremo di portarvi diversi oggetti nel frattempo eh, abbiamo puntato Orione ah dimenticavo ragazzi e condividiamo questa diretta anche perché stasera cercheremo di vedere oggetti che neanche io ho mai visto con il telescopio c'è Daniele che ci guiderà Daniele eh, guidaci vi guiderò vi guiderò non c'è problema e quindi, quindi questo, stiamo vedendo Orione, l'abbiamo ecco puntata anche se è bassa, però comunque il cielo da me stasera non è niente male, turbolenza non c'è. Cioè, Dani è buona, no? Non è Atacama diciamolo no, però. No, no, è abbastanza buono stasera, dai, ci siamo, ci siamo. Ora, che bella la nebulosa di Orione, già si vedono i colori, tutto. Stiamo facendo foto da quanto? 15 secondi? Sì, 15 secondi, caspita. Uh, guardate che straordinario spettacolo. Già vediamo molto di più di quello che si vedrebbe a occhio nudo perché, o, o a occhio attraverso un telescopio. Perché, come sapete, di notte i nostri occhi non vedono i colori, ma i colori ci sono. Il problema è che non è che non ci sono i colori, sono i nostri occhi che, che fanno una realtà che non esiste di notte perché ci appare tutto in bianco e nero, ma i colori ci sono. e Guardate una camerina da, da 200 euro. Un telescopio amatoriale già mostra i colori della nebulosa di Orione con 15 secondi di esposizione, senza elaborazione, non c'è trucco, non c'è inganno. Esatto, eh, sottolineiamolo questo. E, e per completare quello che sta dicendo Daniele, io ho montato ecco, anche il riduttore di focale, perché altrimenti entravamo dentro la nebulosa, probabilmente. <ride> Sì, sì. Eh, e quindi è stato un acquisto necessario per il mio telescopio, eh, però insomma dai frutti, comunque un po' eh, diciamo aiuta con la focale a ridurla e quindi ci possiamo godere, Orione. In tutta la sua bellezza, perché, ragazzi, è sempre bello bello vedere Orione, diciamo volge al tramonto e quindi lo stiamo salutando. Perché poi, insomma, aprile non so per quanti giorni ancora sarà possibile vederlo ormai quando eh, tramonta sì. il sole si vede a sud ovest, quindi eh, già insomma volge al tramonto, eh, ma è una tipica eh, sì. eh, costellazione, diciamo, questa nebulosa, però Orione è una costellazione invernale e quindi volge al tramonto. E allora sarà una serata speriamo ricca perché vogliamo portare anche alla visione di alcune galassie eh, situate nell'Orsa Maggiore. Eh, qua avere il bello perché Orione è facile, eh. che ci vuole appunto. Orione, oh, no, <ride> Orione è facile adesso che ci voglio vedere. Di fatto, eh, chiedi a Tommaso come se la sta cavando con l'oggetto che deve trovare che non è la nebulosa di Orione, un po' più complicata. Malissimo. <ride> Però questo fa parte purtroppo uh, del gioco. Perché? Perché cercare gli oggetti... Allora Pasquale è facilitato perché c'è il goto cioè il sistema di puntamento automatico. Dopo aver fatto l'allineamento a due o tre stelle, il telescopio in teoria ti punta tutti gli oggetti. Il problema non è puntare a mano o puntare automaticamente. Il problema è... Il cielo da dove si osserva, e se non è uh, sufficientemente scuro, noi possiamo anche puntargli gli oggetti, ma non si vedranno. Questa è questa la grande sfida di stasera. Esatto, eh, quindi ragazzi, ci, ce la faremo. Non vi preoccupate, vi porteremo galassie stasera. Ve l'abbiamo promesso: una galassia, a costo che la disegno. Io la metto davanti al telescopio e ve la faccio vedere. Una galassia, non ci stanno problemi. Ma poi l'avete vista nell'intro di sfondo: c'è Andromeda, Andromeda, che è una foto di Daniele. Quella, ragazzi, quella non è di Abolè, sì. la foto di sfondo sì. è di Daniele. Cioè Pensate un po', eh. da dove l'hai fatta quella foto, Daniele? Per, giusto per que curiosità. Quella foto di Andromeda l'ho fatta da, dal centro Italia, a poche decine di chilometri da, da Perugia, in Umbria. Per dire sì. che ci sono effettivamente ancora cieli scuri, bisogna andare un po' nelle campagne, adesso in questo periodo è un po' difficile soprattutto di notte spostarsi, però quando torneremo alla normalità, soprattutto nel centro d'Italia, nella dorsale appenninica nel sud, sempre sulle montagne, ci sono molti luoghi belli in cui si vede a occhio nudo la Via Lattea per esempio estiva senza grossi problemi, bisogna cercare. Eh, esattamente innanzitutto ragazzi vi saluto tutti quindi buonasera a tutti insomma non vi ho salutato prima ciao Daniela ciao Maria Carla ciao Raffaella ciao Susi stabile ciao eh, marco bettin ciao eh, chiara grande ciao a tutti allora eh, quindi esatto quindi comunque diciamo che stasera il cielo ripeto da me non è proprio niente male infatti è la serata perfetta per fare osservazione quindi eccoci qua ragazzi mi state chiedendo della nova ma si vede la nova in realtà ci siamo eh, già applicati per vedere la nova e l'abbiamo vista e in realtà ieri sera abbiamo pubblicato anche la foto in pagina della nova adesso ve la faccio rivedere eh, io e il buon Marco Bastoni. E devo essere sincero: anche Umberto, non ieri sera, ma l'altra sera, anche lui, è stato con noi a cercare la nuova. La Salutiamo provando. Umberto che dice: Mi saluti. A proposito, vedi l'ha scritto. Ah, l'ha scritto? Eh, sì, no, ha no. scritto: Mi saluti. Ciao, Umberto. Grazie Ciao per averlo. Eh, no. <ride> allora, ragazzi, vi voglio far vedere la, la nuova. Aspettate, recupero un attimo la foto. Vabbè, l'ho chiamata in un altro modo, però vabbè non fa niente. Allora, ve la, eh, vi condivido un attimo lo schermo così vi faccio vedere la nova. Eccola qua. Questa è una foto che abbiamo fatto noi ieri sera. Si vede, no Daniele? Sì. sì. Eh, questa è la, la foto che abbiamo fatto ieri sera in, in Cassiopea e l'abbiamo poi eh, cercata ecco, per metterla in evidenza. Ed è stata una bella emozione, nonostante, ecco, poi... Si sì, è una stella brill cioè, brillante relativamente, perché comunque vederla col telescopio. In realtà è anche sbagliato dire che è una nuova stella, perché non è una nuova stella, altrimenti Umberto ci ammazza che sta pure in live qua Daniele. Non è, non è cosa proprio. <ride> Bisogna eh... dire le cose per bene <ride> se non Umberto ci bacchetta. <ride> Ma dove stai? Stai in live? Io non l'ho letto il commento suo, l'ha fatto da YouTube da quello che ho capito. L'ha fatto su ah, YouTube, YouTube? No. Sì. veramente. Io non l'ho visto. Ah, eccolo qua, mi saluti, eccolo qua, Battino, eh, lei c'è cioè anche lei. <ride> Comunque, questa è la foto della, della Nova, quindi lo abbia... sto ascoltando con questi tre puntini in cui è Tanti, ci osserva dall'alto Umberto. <ride> esatto. Beh, ragazzi, vedete per esempio la Nova che è stata appena scoperta, io da Atacama non la vedo perché è sempre sotto l'orizzonte. Sì. Io me la sono persa, non l'avrei potuta scoprire, non la posso neanche osservare potete osservarla solo voi esatto eh, c'è Daniele c'è Matteo che dice Daniele ti ringrazio ancora per l'aiuto che mi hai dato con la montatura eh, c'è con... Matteo manca ah sì 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 mi ricordo eh, di niente Matteo non c'è problema e a proposito di aiuti ragazzi mi raccomando eh, venerdì live con Daniele sulla... sul primo incontro con la fotografia astronomica Partecipate in tanti perché sarà una gran bella live. Io vi metto l'evento. Nel frattempo, giusto per ricordarvelo, approfittiamo che c'è Daniele. Ecco, eh, anche perché diciamo che lo diciamo sempre, però c'è Daniele, diciamo, ok, è il modo per. <ride> <ride> per ricordarlo a tutti e quindi <ride> vi mettiamo il primo incontro con la fotografia astronomica. Eh, Daniele, due parole, cosa faremo vedere in questo primo incontro con la fotografia astronomica? Allora, ci sono le basi per poter fotografare eh, il cielo. Vi dico solo che la fotografia del cielo è molto diversa dalla fotografia che facciamo tutti i giorni o con lo smartphone, e in generale della fotografia naturalistica. Dobbiamo apprendere qualche piccolo concetto di base per capire come affrontarla. Non è una cosa difficile, è solo un altro mondo. Tant'è che molti fotografi, anche professionisti che fotografano di giorno, non sanno fotografare di notte. Perché? Perché è proprio un'altra cosa, completamente diversa. Quando capiamo come funziona questo mondo differente, allora riusciamo anche a capire che in effetti si può fotografare il cielo anche con strumenti eh, poco costosi o strumenti che abbiamo tutti i giorni. Bisogna però capire come e capiremo in questo caso, in questo primo incontro con la fotografia astronomica, capiremo come, quindi capiremo le basi tecniche della fotografia astronomica e vi anticipo che non sarà necessario utilizzare un telescopio, anzi vi anticipo spoiler alert che la fotografia degli oggetti come quelli che stiamo facendo vedere noi le nebulose per esempio le galassie attraverso il telescopio è l'ultimo passo che si deve fare della fotografia astronomica. Prima ci sono tantissimi oggetti, tantissime fotografie straordinarie che si possono fare senza un telescopio e questa è una cosa fondamentale. Perché eh, non è necessario, al contrario dell'osservazione, non è necessario in fotografia avere un telescopio per fare belle foto degli oggetti celesti. Sembra un paradosso, ma se ci seguite capirete perché ve lo dimostreremo. Quindi, dopo queste belle parole di Daniele, vi invitiamo a partecipare alla live di. Uh... Di venerdì alle 21, ragazzi. Poi mi state chiedendo: ma siete anche su YouTube? Sì, io dimentico sempre di sponsorizzare il canale, quindi pensate un po' come questo è il canale. Quindi, se volete, iscrivetevi anche su YouTube. Le live le potete guardare anche da là, perché trasmettiamo in diretta sia su Facebook che su Youtube quindi non ci sono problemi, questo è il canale di Passione Astronomia uh, c'era uh, eh, Carlo Micheli che chiede ciao ragazzi, una domanda, ma con il Nexstar 8 SE si fanno foto? Carlo io sto utilizzando il Celestron Nexstar 6 SE che è più piccolo del tuo il tuo è un 200, a me un 150 è un zimutale, Daniele ovviamente ci può dire tante cose non si possono fare foto né è vero Daniele, ni eh. si possono fare belle foto ai pianeti e alla luna e si può fare qualcosina sulle nebulose e le galassie tipo quello che stiamo facendo vedere adesso non si possono fare foto straordinarie degli oggetti del cielo profondo perché per quelli servirà, e lo vedremo venerdì servirà una montatura equatoriale però comunque qualcosa si può fare esatto, anche la luna comunque ragazzi la luna è un la luna, bersaglio... i pianeti. Sì, sì. No, eh. Un addirittura ho visto un commento poco fa, per esempio, che chiedeva cosa serve per fotografare se non sbaglio, la, la luna o qualcosa del genere. E, beh, per fotografare o anche per osservare la luna si può iniziare addirittura con un binocolo, specialmente per osservare. Per fotografarla, basta una normale fotocamera, non so, una Reflex. Le fotocamere a cui possiamo cambiare gli obiettivi è un obiettivo da almeno 200-300 mm, non è necessario anche lì per fotografare e osservare la Luna utilizzare un telescopio. Perfetto, infatti la Luna, ragazzi, è un obiettivo sempre facile. E ho notato che molti amici, Daniele, ci hanno scritto che hanno comprato il binocolo e si stanno trovando molto bene, il 10x50 e quindi è quello che è quello che in effetti noi abbiamo da sempre consigliato se avete un budget ridotto ecco volete comprare giusto qualcosina per approcciarvi passo successivo all'occhio nudo e eh, insomma volete spendere poco compratevi il pinocolo non telescopi giocattoli 50 euro abbiamo eh, insomma eh, abbiamo consigliato un 10 per 50 abbiamo fatto vedere un gelestron ma ce ne sono vari comunque eh, ragazzi comunque l'importante è che non comprate pinocoli di 10 euro perché ragazzi, sono sempre ottiche. Esatto. Eh, esatto. Poi finite esatto. sempre con i giocattoli. E ricordate che il cielo, l'universo, è talmente vasto e ricco di oggetti che si può praticamente osservare tutto con qualsiasi cosa. Nel senso che non è necessario utilizzare un telescopio, anzi, ci sono eh, degli strumenti specializzati per ogni tipo di osservazione. Il binocolo, per esempio, ci offre dei campi stellari, soprattutto nella via latte estiva. Che sono impossibili da osservare con la stessa bellezza con qualsiasi telescopio. Ogni oggetto ha la sua classe di, eh, ogni, di, di, di oggetti celesti da poter osservare, quindi ce n'è per tutti i gusti dai binocoli da 50 euro fino ai telescopi da 50.000 euro. Esatto, esatto, pienamente d'accordo. e Ragazzi vi passo nuovamente il link eh, per chi vuole, ecco, ragazzi, comprate il binocolo che l'abbiamo sempre detto. Serve anche se avete un telescopio, eh, il binocolo serve. Eh, prima o poi me lo comprerò anche io perché ce l'avevo, ma non ce l'ho più, quindi. Pensa, insomma, eh, ti, eh. Faccio, ti faccio un esempio un po' estremo, no? per farvi capire. Uno potrebbe dire: Caspita, come sei fortunato, tu che c'hai gli osservatori ESO lì vicino, che il VLT ha un, dei telescopi da 8 metri di diametro, uno potrebbe dire: Caspita, chissà come si vede la nebulosa di Orione. Se anche fosse possibile osservare all'oculare di quei telescopi, cosa che non è possibile perché sono fatti per metterci delle camere digitali, però, se anche fosse possibile con un adattatore metterci l'oculare, Quei telescopi sono talmente grandi talmente potenti che l'ingrandimento minimo che si potrebbe utilizzare sarebbe attorno alle 500-600 volte. Ossia, la nebulosa di Oreone non la vedremo mai per intero. Vedremo solo eh, dei piccoli dettagli al centro, ma non, vedremo mai, non avremo mai la visione d'insieme. Quindi, non è necessario avere un telescopio super potente super costoso per ammirare bene una certa classe di oggetti celesti. Finito. Ma Tommaso? Eh, Tommaso, non lo so. Si è per... Ah, è sparito proprio. Oh, proprio... non l'avevo visto è stato vabbè se n'è andato eh, speriamo che non eh, ragazzi, no, no, domani... se, se n'è andato dalla diretta ecco. eh, ho visto non no, ho visto eh, avevo iniziato a leggere il libro primo incontro col cielo stellato di Daniele appena arrivato mi distraete con queste live dice Sonia <ride> vabbè dai il libro c'è tempo da per leggerlo soprattutto quando, quando è tempo brutto adesso guardiamoci il cielo che lo possiamo vedere ogni tanto allora io nel eh, frattempo ve lo rimetto, primo incontro col cielo stellato, chi non l'ha preso mi raccomando ragazzi prendetelo il libro di Daniele, ve lo lascio nel, uh, nei commenti, eccolo qua, quindi mi raccomando per chi si vuole approcciare eh. al fantastico mondo dell'astronomia, primo incontro col cielo stellato di Daniele Gasparri. Quindi non lo so Daniele, io che vogliamo fare? Voglio, io, vogliamo, vogliamo vedere le galassie? E eh, allora devo andare io? Eh. Eh, mi sa tanto di sì, perché Tommaso l'abbiamo perso, qua è ancora giorno, quindi okay. non abbiamo alternative. Quindi tocca a me. Vado allora. Eh, eh, sì. E che, quale vogliamo punti? iniziare? Perché eh, non lo so, vediamo. <ride> aspettate, allora, io ho un suggerimento, se, se, se vuoi, vai, perché è una vai. delle più brillanti, più facili da vedere, anche più belle. M51. M51, aspettate, fatemi orientare un attimo perché... Anche perché primo... io da qua non la vedo, ma appena la, la vedo sorge pochissimo, quindi è come se non la vedessi ed è una delle galassie più belle da osservare, anche più sì. di Andromeda, a me piace più di Andromeda. Ok, allora Daniel, il tempo che faccio un attimo una cosa. Eh, voglio sì, io intanto guarda, chi... rispondo a dei commenti e a delle domande se vuoi perché Vai. ne stanno arrivando. Per esempio, sempre Matteo ci dice che ne pensate dell'inseguitore Omega Omegon Minitrack, eh, l'ho preso qualche settimana fa. Questo oggettino è molto bello e molto interessante. Funziona molto bene proprio per iniziare a fare fotografia a lunga esposizione con la reflex e degli obiettivi: 50, anche 100 mm, forse anche 150. Si possono fare bellissimi campi stellari. La cosa bellissima di questo oggettino è una specie di sembra quasi un orologio grande che non richiede batterie, funziona manualmente come, come un timer di un forno. Quindi si aziona dovunque siamo, si pone su un treppese, si pone la reflex sopra e si cominciano a fare i primi campi stellari inseguiti a grande campo. Daniele, io vado. Eh. Vadi, vadi. Io continuo a, co a rispondere a commenti, vediamo se ci sono. Eh, oh. sì, 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 Fabio, probabilmente. No, aspetta, ho sbagliato commento. Eccolo qua. Sì, Fabio che dice Tommaso si collega col 56K? Probabilmente sì, <ride> non lo so che. <ride> 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 però potrebbe essere allora ok Paolo Mosca ci rende partecipi del, del, del telescopio che ha scelto eh, direi Nexstar 127 è un ottimo telescopio per iniziare ti farà vedere bene molto bene i pianeti anche qualche oggetto del, del cielo profondo è una montatura altazimutale non potrai fare grandi foto degli oggetti del cielo profondo ma ti potrai divertire su luna e pianeti si deve fare tutto il giro Daniele eh sì ma infatti adesso ti voglio vedere se riesce a puntarlo alla prima, alla prima botta così perché deve farsi grandi gradi di campo il tuo telescopio eccolo qua Ragazzi, vediamo Daniele noi ci proviamo ma le che smonto la camera Daniele e metto l'oculare Come, Come? no no che, che smonti la camera bon. <ride> allora no, guarda sto puntando la stella al carid Daniele Esatto, ti volevo proprio dire quello, punta la stella, quella la, la trovi anche con la camera se hai il cercatore un po' allineato o anche no, con l'oculare. E, e poi da lì eh, sono pochi gradi per trovare M51. Vedete ragazzi, anche con il puntamento automatico, questa è una bellissima lezione, l'elettronica è un grande aiuto, ma anche con il puntamento automatico, almeno che non abbiamo a disposizione milioni di euro, magari per un telescopio super, super, super preciso. Anche con il puntamento automatico, quindi con i nostri telescopi, dobbiamo sempre conoscere il cielo. Perché il puntamento automatico ci può dare un'idea e spesso e volentieri ci aiuta moltissimo a trovare gli oggetti. Però, quando dobbiamo spostarci per molti gradi nel cielo, il puntamento automatico può succedere che fallisce. E quindi noi dobbiamo cercare, conoscere un po' il cielo, almeno le stelle più brillanti, per riorientare la nostra montatura. Ci sei Pasqua? Eh, allora io eh, dovrei averla presa la stella per omo i parametri qua quanto metto daniel metti un secondo ma non c'è <ride> quindi o la centri con l'oculare vuol dire che è un pochino fuori dalla camera mannaggia Aspetta un po Aspetta, mo monta un attimo l'oculare, Dani. Perché, se no, io non mi rendo conto. Vai, vai, vai. Monta l'oculare, non c'è problema. Se puoi, non cambiare il fuoco. Tanto la stella è talmente brillante che lo, lo vedi anche se, sì, 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 se, è... se è fuori fuoco. Allora c'è uh, Massimiliano che ci dice: Skywatcher 114-900. va bene come inizio per un principiante, va benissimo. È un telescopio manuale, quindi dovrai cercare tu gli oggetti, ma per me è parte del divertimento cercare gli oggetti e andare alla scoperta. È un telescopio ottimo per, per iniziare. Ti divertirai specialmente su Luna, Pianeti, la nebulosa di Orione, l'asse la, di Andromeda, le Pleiadi. Uh, se vai sotto un cielo scuro ti darà soddisfazioni. Tommaso ancora non sappiamo dove è andato. <ride> e... Daniele in questa op questa messa a fuoco, che chiaramente non ho messa a fuoco vedo dei cerchi poco concentrici. eh, ma che cosa sarà? Eh! <ride> <ride> guarda, c'è qualcuno che mi dà autorizzazione per bullizzarti io non so <ride> se, se posso infierire, però sto vedendo qualcosa sto vedendo qualcosa eh, 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 ci siamo, allora questa è la stella che sta vicino alla galassia M51, dovrebbe essere l'ultima stella del timone del grande carro esatto, sì, sì. Eh, vedi, ancora mi ricordo un po' il cielo del... Del, del nord, <ride> Daniele, che dici? Ci buttiamo direttamente sulla vortice da qua. Eh, sì, dai, tu dici che stai lì e poi vai sulla vortice 4-5 gradi più giù. Quindi te la dovrebbe trovare senza problemi. Ok, allora. Allora, diciamo al telescopio perché, ragazzi, c'è una funzione del telescopio che ti permette di dire: una volta fatto l'allineamento, gli puoi anche dire, guarda, che io adesso ho cambiato stella su un'altra stella, questa è un'altra stella, e quindi lo memorizza, giusto, Daniele? Sì, esattamente. Guarda, c'è Mario che ci punzecchia dicendo che siamo dilettanti. Sì, in teoria, nel vero senso della parola, perché se. Se stessimo utilizzando un telescopio professionale non potremmo far vedere questi oggetti bellissimi. Eh, non è facile orientarsi, però eh, noi ci riusciamo perché più o meno il cielo lo conosciamo, ci serve solo un po' di pazienza. Questo è il succo dell'astronomia, ragazzi. Se vogliamo vedere delle belle immagini su Google subito ed esplosive, cerchiamo su Google, non, non facciamo astronomia. L'astronomia richiede un po' di pazienza. Qualcuno lo scambia per dilettantismo, noi la scambiamo per essere a contatto con, con il cielo. Aumenta l'esposizione. Sì, vogliamo sì, usare... c'è qualcosa, c'è qualcosa forse. Vogliamo so usare la... Daniele, vogliamo usare l'altro programma? Ah, è uguale, guarda, qua è indifferente, non, non cambia niente. Aumenta l'esposizione, metti 4-5 secondi. Usa il programma che più ti, ti piace. Vediamo un po', vediamo un po'. Beh, la galassia non mi sembra di vederla, ci dovrebbe essere M51... MC... È, è puntata M51? Sì. <ride> eh, vabbè, la troveremo, dai, si sta ancora muovendo il telescopio comunque, aspetta... Eh sì, attimo. mi sorprende... La... Questa la, la, la va a puntare. Si sta muovendo verso l'alto? Si sta muovendo verso l'alto, eh, io non lo conosco il tuo telescopio. Se vuoi usare l'altro programma, uguale ma non, 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 cambia, non cambia molto? Dobbiamo solo trovare la galassia, non, non l'ha puntata probabilmente, non lo so. Non, o non la capito. vedi dal tuo cielo si però. Sta credo. No, aspetta, ma non ho capito perché si sta muovendo così tanto. Hai scollegato qualche cavo? Non ho scollegato niente. Ecco, ma si è fermato. Vediamo un po', ma non mi sembra di vedere la galassia. Ora ci dico di riandare aspetta. No. M M51, no hai puntato? M51. M51. Oh, ma Tommaso? Eh, non lo so, infatti mi sto preoccupando un po'. No, Marco si, si, ci, ci chiede scusa, ma no, no, non ti Ragazzi, preoccupare. Era, sono solo qui. Per, era solo per... Uh, per drammatizzare Tommaso. un po' la cosa. Eh, sono cose un po' delicate che richiedono un po' tempo e qualche volta non, non riesce a eh, puntare gli oggetti, specialmente da cieli inquinati. È una eh. cosa un po' diffici difficile da fare. Tommaso però è tornato. A a meno che difficile da fare a meno che non siamo a datacama. Qua infierisco io, perché se siamo a datacama, M51 io l'avrei vista quasi a occhio nudo. Beh, M51 no, però le galassie le vedo quasi a occhio nudo, quindi le posso puntare a mano. Voi, ragazzi, che siete sotto i cieli lì, di, di, del centro sud Italia, Pasquale e Tommaso, purtroppo questo beneficio non ce l'avete adesso, mandatevi pure a quel paese, ma... e ti mangeremo, ma, ma io questa galassia non la vedo. Eh, ma ci deve essere una delle galassie più brillanti, se no, puntane qualcun'altra, punta, non lo so, M81. Aspetta, aspetta, Dani, fammi fare una prova. Fammi fare Daniele, una prova. ti dico solo. Che io in questo momento sono su M101. Ok. Sì. Già da più di un bel po' di secondi e niente, non esce non fuori. Eh, no. ragazzi, il cielo purtroppo fa la differenza. Io se volete posso infierire perché ho dei piccoli filmati mentre voi cercate le cose. Vediamo se li trovo. Improvvisiamo. Ho oh, dei piccoli filmati che ho registrato la... qualche giorno fa quando sono andato alla... a quella laguna in cordigliera eh. Eh, per vedere un po' com'era il cielo. Ho dei piccoli filmati proprio fatti in tempo reale con la camera. Vediamo se vi riesco, a fa... riesco a farveli vedere. Eh, non prometto niente, però sono interessanti per far capire come si vedeva il cielo lì a occhio nudo, è una cosa impressionante. Allora, ecco qua, per esempio, questo fammi vedere. Voi prodigatevi a puntare gli oggetti. Io mi sì, prodigando. ma a me sta dando problemi anche la montatura in questo momento, che mi dà problemi con l'inseguimento. La... Eh. Non so perché. Eh, ragazzi, sono gli imprevisti del gioco. No, vabbè, però... Ah, io vi faccio vedere un attimo, intanto che voi fate... Beh. Questo è un video che ho fatto con la mia Sony in tempo reale, quindi è molto rumoroso, lo vedete, però del centro galattico che stava sorgendo eh, in quel momento, guardate un po' come si vedeva. Questo è in tempo reale, lo vedete, tenevo la fotocamera a mano, eh. si vede? Eh. Questa è come si vedeva la Via Lattea lì ad Atacama, in questa laguna mh, a quasi 4.000 metri di quota, a eh, occhio nudo. Ecco. come vedete la qualità non è un granché ma perché perché questo è un filmato girato in tempo reale non è una foto non è una foto a lunga esposizione non è niente vi dico solo che a occhio nudo si vede anche un pochino meglio perché naturalmente a occhio nudo non si vedevano quei colori strani che fa vedere a sinistra la, la fotocamera questo era il centro galattico che stava sorgendo invidiatemi Pasquale e Tommaso mi senti per piacere Daniele non ne parliamo allora fammi vedere una cosa Sto cercando di orientarmi con le stelle, ma la vedo tosta. Eh, poi ma dice beh, vicino vi dà... a me, poi fa, fa, fa il gradasso con me, lui c'è il tu, io no. <ride> Quindi mi, è vero, mi lascio è vero. solo immaginare. Io l'altra volta, quando ho preso la galassia Sigaro, ad esempio, ci sono stato circa due ore e mezza a cercarlo. Due ore e mezza per trovarla. Perché eh, da noi veramente... È assurdo muoversi con quattro stelle che si riescono a vedere e quindi non riesci nemmeno a muoverti nella volta, nella volta celeste come vorresti invece eh, fare sì. in altre occasioni. Vediamo un po' adesso se riusciamo a fare qualcosina. Dai, nel frattempo sì ho provato a sistemare anche un po' la montatura con l'inseguimento, vediamo un po' se ci dà qualcosa di interessante. Vai, ragazzi, siamo con voi. Allora, se queste due stelle sono queste... <ride> <ride> Vedete cosa succede? Anche con il coturbano dobbiamo conoscere le stelle. Eh, è una parola. Allora, se queste due... <ride> no, perché allora, ma vi faccio vedere quello che sto vedendo io. Voglio sh share screen con voi. Ragazzi, io vedo questo in questo momento. Cioè, niente... Vedi, vedi le stelle? Mm no ma guarda, eh, M51 la devi vedere sì o sì, il telescopio sono sicuro che non te l'ha puntata bene, se no vai su M82 che è ancora più brillante che è la galassia Sigaro quella, ah, quella... è quella M82, proviamo. È, è lì vicino io intanto rispondo ad altri commenti, per esempio Daniel dice un telescopio 130-900 va bene per un principiante, va benissimo per iniziare, non è adatto per fare fotografia a lunga esposizione naturalmente di oggetti del cielo profondo ma eh, va bene per fare le osservazioni, per fare qualche foto alla Luna, non ci sono problemi. E in generale i diametri da 114, meglio 130 in su, vanno benissimo perché, come sapete, già la potenza di un telescopio è in gran parte determinata dal diametro dello specchio o della lente principale. Quindi, più è alto questo valore, in questo caso 130, più è grande e migliore in teoria è il telescopio perché fa vedere più cose. Tranquillo Pasquale, tranquillo, no, non no, c'è. No, ho sbagliato qualcosa perché ho messo M82, e mi sta andando da tutta l'altra parte del cielo. Cioè, tu hai capito che giro si è fatto, hai ah. capito che da vicino si è fatto tutto il giro a 360 gradi. Non lo so. Cioè, ma che Con il o? telescopio, appuntamento manuale, questo non succede perché <ride> è il computer adesso che decide, i eh? cavoli tuoi. Manna e eh, no, vabbè, ma mo devo rimettere l'oculare per forza, chissà dove Dove è andato. Mi fate dire le parolacce ragazzi, allora M82, vediamo. Allora prendiamo qualche stella di riferimento. Guarda, c'è eh, Sarino che ci dice che se, che se monti una webcam 24 ore su 24 in trasmissione continua ad Atacama possibilmente con cose diverse, qua moriamo tutti di invidia e non dormiamo più. Devo essere sincero, ci ho anche già pensato, solo che allora io vivo in una città e la città naturalmente è inquinamento luminoso. se se pongo la camera qua non si vede quasi niente, beh, quasi niente. La nebulosa di Orione comunque si vede anche a occhio nudo qua, nonostante io sia nel centro della città. E si vedono anche un po' le nubi di Magellano. La dovrei montare nel deserto, ma nel deserto non c'è il segnale internet. Eh, ci sto lavorando, però ci sono dei, delle zone in cui sarebbe veramente bello poter vedere il cielo 24 ore su 24, l'atacama, in effetti non sarebbe male. Allora, poi vediamo un po'. Uh, ah, un problema. Molto interessante. Fabio ci dice eh, come mi difendo dalla condensa su un C925 per la fotografia in alta risoluzione sui pianeti. Nel libro non ne parli. Allora, nel libro non ne parlo perché la fotografia dei pianeti di solito si fa eh, anche in città. Io, sinceramente, non ho mai avuto problemi di condensa per fotografare i pianeti, anche perché poi ci si sta 10, 15, 20 minuti al massimo. però. Se si ha problema di condensa, l'unica cosa da fare è porre un paraluce. Qualcuno pone delle fasce anticondensa che scaldano la lastra e la spannano. Però per la fotografia planetaria non è proprio indicato scaldare lo specchio e la lente per questioni di turbolenza. Quindi un paraluce fatto anche con un tappetino da quelli che si usa per fare ginnastica, si arrotola si... attorno al tubo. L'importante è che esca almeno di 50 cm da, da, dal tubo, e quello ti protegge per ore dalla condensa, senza problemi. Io devo Ragazzi, ci siete? No, non ci siamo. Devo rifare l'allineamento. Dani, va bene, va bene. Vai, rifai l'allineamento, non c'è problema. Tomma, ma a te niente. Io mi sono spostato su altri mari per così dire. E allora, a questo punto, visto che voi non fate vedere ancora niente, mm. eh, però io è giorno, non posso far vedere molto. Faccio vedere quello che, le foto che ho fatto l'altro giorno, se volete, che non, non l'ho ancora elaborate, però giusto per far vedere un po' cosa succede ad Atacama quando c'è la luna quasi piena nel cielo. <ride> Perché la luna nelle nostre città già vediamo che fa luce abbastanza, però non vediamo grandissime differenze. Però in un cielo scuro come quello di Atacama, quando c'è la luna specialmente quasi piena, praticamente scompaiono tutte le stelle. È come se si stesse osservando da, da dentro Roma, dal centro di Roma praticamente. Allora, vediamo un po', uh, vediamo se riesco a farvi vedere qualche foto che ho fatto, perché io l'altro ieri sono andato, uh, sono andato uh, in Cordigliera, uh, alle 5 di mattina, no non sono andato in Cordigliera, sono andato qua fuori città, ci sono le dune, 30-40 km fuori dalla mia città c'è un campo sterminato di dune, parliamo di più di 300 km quadrati di dune, e sono stato accompagnato lì. Abbiamo scalato le dune nel mezzo della notte, eh, illuminata dalla luna. Poi ci siamo fermati sulla luna più alta lì, dei dintorni. Abbiamo cominciato a scattare delle foto. Sono foto che io ancora non avevo elaborato e non ho neanche rivisto. Quindi le vediamo insieme. Ah, ecco, guarda ci sono. Adesso, adesso condivido lo schermo, così ve lo faccio vedere. Eh, ecco qua, ragazzi. Voi quando ci siete, battete un colpo eh? Eh, per il momento non si batte, Dani. Va bene, va bene. Io vi faccio vedere le foto che ho fatto l'altro ieri da Atacama. <ride> allora, vediamo un po'. Devo fare la condivisione dello schermo. Condivido io, eh, per il momento. Vai, <ride> va. Eccoci qua. Allora, guardate questa. Si vede? Forse sì. Forse no, forse sì. Vediamo un po'. Eccoci qua. Ah, questa è la foto da spiaggia. Eh, non è fatta di giorno questa foto, io stavo sdraiato su una duna lo vedete? Ho messo la fotocamera sulla mia pancia praticamente e ho fatto questa foto. E quello che si vede non è il sole, è la luna. Stiamo guardando la foto di notte fatta alle 5 di mattina. Se guardate bene, in effetti c'è qualche stellina nell'intorno. Allora, qua dovremmo essere nelle costellazioni, la luna era nella costellazione del credo della bilancia, vergine bilancia. Qua ci dovrebbe essere probabilmente, eccolo qua, qua c'è il corvo, questa è la costellazione del corvo per esempio. Eccola qua, queste quattro stelline qua, è la costellazione del corvo. Quindi, qua noi stavamo nella costellazione tra il leone e la vergine. Ma da che è successo? Ma no, ma io ho fatto l'allineamento, ho puntato l'oggetto, se ne sta andando dall'altra, cioè sta facendo il giro a 360. Dani, ma io come lo voglio fa Preciso non lo so, Pasquale, Pasquale non mi fa ridere. Ma, no, no, se, ma... ma tranquillo tranquillo l'importante è che tu punti una stella nelle vicinanze dell'oggetto che vuoi far vedere gli dici che sei lì e poi ti sposti poco a poco si chiama star hopping si può fare anche con sì, il coturo è, è quello tutto. che potevo fare soltanto che si è fatto il giro comunque capisci? ah, ah. Eh, allora non lo so <ride> non lo so io uso ma, telescopi manuali o al limite poco automatici affinché se non funziona lo posso prendere a calci <ride> Comunque eccolo qua, questa era la duna e le dune dove ero, sembra di stare su Marte veramente se non fosse per il cielo azzurro e vi faccio vedere anche un'altra foto perché c'è una foto che mi sono fatto un rarissimo selfie, vediamo un po' se riesco a farvi vedere il mio selfie spettinato, erano le 5 di mattina ragazzi, eh? eccolo qua, il mio selfie spettinato sfocato naturalmente, sottofondo delle dune, come potete vedere qua dietro si vede un accenno di Via Lattea, un accenno proprio piccolo qua sopra. Perché? Perché la luna era quasi piena, eravamo due giorni dopo la luna piena, se non sbaglio, due giorni dopo. Però guardate che, che, che panorama surreale, queste dune sono talmente remote, tant'è che noi ci siamo arrivati scalandole con un 4x4 per mezz'ora, che non c'erano neanche le tracce di esseri umani. Qua. Queste, queste dune erano vergini, praticamente le ho rovinate io. Le prime tracce che si sono avute da, da qualche settimana, penso a questa parte, le ho fatte io qua. Poi naturalmente con il vento le dune cambiano, quindi le tracce dopo massimo una settimana, dieci giorni, mi spariscono. Però è stata interessante perché? Perché mi sono sentito un esploratore di un pianeta alieno, non c'era nessuna traccia di esseri viventi da nessuna parte. Allora, ho un'altra foto, questa forse Stefano Maraggi me la potrebbe invidiare. Vediamo un po' se ce l'ho. Eccola qua, guarda qua. Ah, non sono io quel modello, è l'amico mio con cui sono andato, che è esperto lì di cordigliera e di escursioni nel deserto, che ha scalato proprio le dune. Guardate bella sta foto con eh, l'ombra eh, 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 causata dalla luna e le stelle in sottofondo. Qua c'è sempre la costellazione del Corvo. E vi faccio notare anche un'altra cosa. Qua sotto nella valle, qua eh, dove stavamo noi, eravamo circa a mille metri di quota. Qua sotto, quindi molto più in basso, 300-400 metri di quota, si vedono delle nube e nebbia. Allora, qualcuno forse ha già visto un filmato che ho postato io su... Un filmato un video, non mi ricordo. Ah, una foto che ho postato sul mio Facebook. Però effettivamente... Ah, caspita, ho chiuso. Ehm, a Atacama, sotto i eh, mille metri di quota, la mattina, specie d'inverno, eh, è molto probabile che arrivi nebbia. È l'umidità che arriva dalle cene. Daniele, Daniele, però mo, allora, scusami se ti interrompo. Allora... Tu mi devi dire una cosa, si è fatto il giro di tutti e 360 gradi perché gli ho detto di puntare una stella nel drago, Jausar, sì. così si chiama, me l'ha messa nel campo, non proprio al centro, ma quasi nel campo, eh, cioè perfetto. quasi al centro, ah, ci siamo è andata due. bene, quindi dico. Ah. E allora oppure vai, punta. Stella, oppure un'altra stella arancione, non lo so, <ride> perché ce ne stanno tante. Eh, quindi È allora, abbastanza arancione. luminosa, cioè, punta, sì, punta eh. una stella dell'Orsa Maggiore, per esempio, che ne so, Misar, così la riconosci e vedi se te la punta allora dai dai che ci siamo ma io voglio dire che stiamo già eh, ma se il punto mizar Daniele, si fa di nuovo tutto il giro eh. eh io non ci posso fare niente purtroppo allora punta qualche altra stella le galassie sono lì purtroppo allora vediamo un po che si può che si può puntare eh, punta l'ultima stella del, dell'orsa maggiore l'ultima Scusa, vicino a Jawsar, vedi un po' sta stella che ti ho detto? Che galassia ci sta proprio vicino? Perché Nel drago lì galassie brillanti non ce ne sono. No, no, ci sta, vedi Dani, ce ne stanno due. Dove? Cerca Jawsar. Eh, Jawsar, eh, ho capito, che costellazione è? Il drago? Il drago, esatto. Ci sono delle galassie, non sono tanto brillanti, non so se riesci a vederle. Aspetta. Questo te lo dico. Io ce l'ho eh, settato per l'emisfero sud. Non, non ti ah, posso aiutare, io il Non lo vedo. Hai ragione, Dani. Hai ragione. Allora, vicino a Jausar ci sta la galassia di Bode e la galassia sigaro. Ah, vabbè, M81 e M82. Vai con la galassia sigaro, dai. Però, sto Beh, bene. Vicino, Non vicinissimo. Però. Quella di Bode è 6,94. La sigaro è 8,41. Sì, però. Sì, la... Meglio la sigaro, però perché esatto. la sigaro è più compatta, quindi siccome la, la magnitudine si calcola come diciamo integrale nell'insieme, gli oggetti più compatti hanno la luce più concentrata, no? come il laser che è più fastidioso rispetto ad un faro che è molto più diffuso ed è più grande, perché la stessa quantità di luce si distribuisce su un'area maggiore, e quindi meno potente. Quindi In poche M0, parole... M082 devo farlo. Vai! E poi comunque ho sono vicinissime. Se non trovi M82, trovi M81. Ecco, questa è la foto che ho fatto io invece. Il modello qua sono io. Ma no, vabbè, vabbè, ragazzi. No, eh no, eh no, eh no, no, no. Si sta che, facendo il giro. Che è cioè Dani, ma si sta facendo di nuovo il giro. Allora, i problemi possono essere. Non so se la montatura tributale ha stessi problemi, però. Ce l'hai molto alte sull'orizzonte questi oggetti? Eh, Sono quasi sopra di... la tua testa, eh? Vabbè, ma non proprio allo Zenit, però, eh non lo so. Eh, le montature al Tazimutali hanno dei limiti di puntamento, evidentemente, lei deve fare il giro per non andare a battere da qualche parte nel treppiede perché è molto alto. Comprate una montatura e quando via, ma tu non riesci a puntare niente, ragazzi. Aspettate, che vi faccio vedere io qualcosa. Comunque, un la nebbia di cui parlavo che arriva la mattina a, ad Atacama alle quote basse c'è cioè quasi sempre: è nebbia, sono nuvole basse, nebbia, non piove quasi mai quindi anzi, no, non piove mai proprio, non portano pioggia. Poi sopra gli 800 mm di altezza non, non arriva mai, è sempre cielo sereno. Daniele, diga, ti do un indizio, dimmi per quello che cercheremo di far vedere cercheremo eh? allora possiamo dire che è un oggetto particolare ha a mm -hmm. che fare in qualche modo con le galassie ma non è proprio una galassia ok cioè nel senso che potrebbe ricordarci qualcosa di una galassia che nel tempo si è evoluta o che ha incontrato qualcuno un po' cannibale, potremmo dire. Ok. Quindi adesso vado a montare la, la camera e vediamo Vai. che cosa esce fuori. Nella Vai. speranza che la montatura insegua. Speriamo. Pasquale! Io non voglio dire niente ancora. Allora. Pasquale, tace No, perché si è fatto tutto il giro, avete capisci? Cioè, è proprio una cosa pazzesca. Non ti preoccupare anche se si fa il giro non c'è problema. L'importante è che te la punta. Mm. E che punta qua? Allora. Ah, vai, vai, facci vedere. Chi è questo che ha condiviso? Non lo so chi è. Io. Tu. E che vediamo? Non vediamo niente. No. <ride> E come, oddio. Forse ci sei siamo. O sei sfocato? Eh, no, sono sfocato, giusto. L'ha messa eh. a fuoco. Eh. Forse ci siamo. Eh. Quando metti, un secondo, Dani. Eh sì, ma adesso se non hai stelle brillanti nel campo non riuscirai eh. a farla messa a fuoco perché non vedi niente. No. La messa a fuoco la devi fare su una stella brillante con la camerina, perché se no non. non Daniele, a io non ti posso far fare un'altra volta in giro. <ride> Quindi andrò a fortuna adesso. Eh. Vai un perché po', mi... vediamo. La fortuna sia con me, Tommaso. Hai trovato qualcosa? Sì, sto andando un attimo a fuoco, anch'io. Giusto un secondo, io me lo ah, posso eh, prendere giusto in che perché. Senso. Ormai... No, io sono abbastanza bravo a mettere a fuoco anche sugli oggetti tipo ormai. Ho una mia okay. tecnica che non rivelerò mai a nessuno, Daniele, lei... il povero Pasquale che sta soffrendo. Dariele mi hanno un caccio alla montatura no. eh. no. <ride> no. ma è possibile che uno l'oculare l'abbia vista? Che galassia è? La Sindaro, molto... sì, sì. però molto leggera. E eh, io mi pare che l'ho vista l'oculare. Sì, può essere. Dai ragazzi, dai, ce la possiamo fare. Sì, il problema mio è l'inseguimento in realtà. Adesso, ora come ora. Però, dai, ho un oggetto che posso comunque far vedere. Per quanto. Proviamo a condividere lo schermo, vediamo che cosa ne viene fuori. Non so perché all'improvviso abbia deciso di inseguire malissimo. Prima inseguiva così carina e impazzita. Dai, secondo te l'oggetto di cui parlavo, che cos'era? L'oggetto di cui parlavi? Diciamolo in diretta. 3, 2, 1, secondo te che cos'era? Non, so, non lo so, non lo so, non lo so. Prova. Buttale uh, uno. Uh, uh, uh. Vai, hai puntato la, 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 la Sigaro tu anche? Anche la tua la galassia Sigaro? No, io ti ho detto che questo oggetto aveva a che fare con le galassie, ma non era una galassia. È un ammasso globulare. Bravissimo. Andiamoci M3. A ma, 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 ragazzi, Daniele è, è un grande, è un grande, è un grande. Daniele, hai vinto un viaggio di ritorno in Italia pagato da Pasquale, un ecco. oh, grande, grazie Pasquale. Vediamo, Ed vediamo 3 ecco. la vedete. No, oh, si sì che si vede. Guardate che carino, ecco. Purtroppo non posso fare il live stacking, quindi quello che state vedendo in questo momento è M3 con pochissimi secondi di esposizione, però come potete vedere è già di per sé molto bello, mostra anche quelli che sono diversi dettagli di colore, no? Si notano, non so se si vedono sì, sì, bene, sì. magari si, 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 si riesce un po' Zoom a un pochino un po se di... riesci, guarda. Voglio vedere. Allora, se guarda, riesco... io intanto ti dico che questo mi incuriosisce, perché c'è Paolo che dice Leggere l'ultimo capoverso del libro di Daniele, pagina 113, primo incontro con il cielo stellato. Devo essere sincero che non ho, non mi ricordo cosa ho scritto sul libro, quindi se qualcuno poi me lo, me lo vuol dire che ho scritto a pagina 113 l'ultimo capoverso, <ride> perché... <ride> mi vergogno un po' a dirlo, però ok. Allora, dai, che si vede molto bene. Eccolo, vediamo un po'. E ci vedono si vedono anche i colori. Scritto. Aspetta, che cerco un po' di ingrandire lo schermo, però forse perdo troppe risoluzioni così. Ragazzi, ragazzi ma Pasquale sono... che è successo? Ragazzi, ragazzi sì. ma sono io che mi sto flasciando o è possibile che le veda tutte e due all'oculare? Sì, probabile! O sei flasciato, mi... però si possono vedere. Pasquale, se eh. le vedi all'oculare, monta la camera e le vedrai anche in camera. Allora... Il problema è la messa a fuoco, Tomma. Sì, eh, va vai leggero leggero di micrometrica, io così faccio generalmente, vado leggero di micrometrica e gli do il tempo di andare a fuoco, dopodiché quando vedo che l'oggetto è più o meno a fuoco, abbasso l'esposizione e cerco di mettere a fuoco sulla stella. Vai Pasquale, allora un secondo, guadagno al massimo e comincio a spostare, ricordati più o meno in esatto. che direzione no? è la messa a fuoco, perché dall'oculare alla camera più o meno sai in che direzione devi girare la manopola. La giri piano piano e prima o poi le vedi comparire stelline o qualcosa. L'importante è che giri piano. Prenditi tutto il tempo che vogliamo, noi, che vuoi. Tanto noi ci guardiamo M3 adesso. Okay. dove è sparito M3? stavo ah, provando ecco a vedere. Okay. Se... No, vedi? Vedi da ah, troppo Vedi, no. vedi, vedi. Ecco quello che avevo detto io. Qualcuno l'ha trovato. Nel libro, il puntamento automatico vi toglie la soddisfazione di conoscere il cielo. È vero, perché adesso che... <ride> che... che Pasquale, il computer della montatura di Pasquale, è impazzito, dobbiamo conoscere il cielo, altrimenti il puntamento automatico non ci dà la soddisfazione di vedere gli oggetti. E, e soprattutto, questo è molto importante, è vero, bisogna comunque conoscere il cielo, ragazzi. È come... Usare la calcolatrice prima di imparare a fare i calcoli a mente è un po' rischiosa la cosa. Meglio imparare il cielo e poi utilizzare il puntamento automatico. Grazie, Ragazzi, Bernadette. Non vi dico che vi stupirò comunque. Vai, allora intanto è bello, bellissimo. M3 Dov'è? nella costellazione del Butes? Butes. Sì, tra Bote e la diciamo e è... la corona di Berenice, sta nel mezzo. Ah, ok, sì, sì. sì. Allora, ragazzi, questo è bellissimo. Stiamo guardando uno degli oggetti più vecchi che troveremo nell'universo. Perché tutti questi ammassi globulari, specialmente M3, che è un ammasso globulare vero, non come Omega Centauri, che c'è una storia molto più complicata. M3 è un ammasso globulare vero, praticamente è come se fosse uno dei primi co come se fosse uno dei primi asteroidi qua del nostro sistema solare. Gli ammassi globulari sono esattamente questo: sono i relitti cosmici dei processi di formazione delle galassie. Quindi. Eh, sono i primi oggetti che si sono formati nell'universo. Stiamo parlando di cose che hanno almeno 13 miliardi di anni. Tutto quello che noi vediamo è almeno 6 miliardi di anni più vecchio del nostro Sole, del, di tutto quello che troveremo qua sulla Terra, di qualsiasi materiale che troveremo sulla Terra nel Sistema Solare. È impressionante questa cosa. Verissimo, verissimo. Pasquale, chi vedo... sei tu? Allora, ragazzi, io vi dico che. Io non l'ho mai osservata una galassia, c'è cioè questa qua. Però io ma non so se ho puntato la bode o la sigaro. Però adesso Beh, eh, eh, la, la riconosciamo, non ti preoccupare. Quando la, quando la vedi la riconosci senza dubbio. È la bode, credo, che c'è il nucleo brillante. Comunque, aumenta l'esposizione. quanto Sì, metti? è la bode? La bode, pochi 10 secondi sì. Pasquale, eh. La sigaro delle due è quella più allungata. Che sì ti... sì, no, ma la conosco in Sì, sì, sì. Eh, no, nel eh, senso, eh, nell'oculare la vedi più come una, una macchiolina allungata. Minchia. Eccola, uh, abbassa un po' il guadagno, magari. Siete dei malfidati comunque. Il telescopio non insegue, non punta, non fa. Se fatto il giro di 360 gradi, mi è andato nel punto. Avete eh, visto io, io i telescopi con però, Pasquale. <ride> mentre a te aumenta un po l'esposizione no? sì io sono riuscito ma Daniele si è frizzato ah no ok non è no, frizzato no, ci sono. no siccome diciamo su Pasquale c'è ci vuole un po' di tempo prima che le strutture della galassia si facciano vedere volevo far vedere forse sono riuscito a risolvere un, un po' il problema dell'inseguimento okay. però non Pasquale, più di tu... tanto tu intanto prova con il live stacking per vedere se. se questo... metti al centro la galassia. Si sì, mettila al centro. E poi prova con il live stacking mentre Tommaso ci fa vedere. Eh, Eccola qua. Si ah. inizia a vedere sempre più stelle. Esatto. E diventa sempre più bello. Anche se comunque, come non so se si, si vede bene, però su più di 30 immagini ne ha scartate 12 <ride> e siamo a pochissimi secondi di esposizione se calcoli che in media lavoriamo sui 20 secondi senza autoguida perché dovete sapere che la mia montatura non ha l'autoguida e non ha il go -to. praticamente la mia montatura ed è una EQ5 per un 200 praticamente è come avere una non so Daniele dammi un paragone come il motore cercare di una Ferrari di... su una panda esatto, esatto, esatto. Come montare il motore di una Ferrari su una panda ecco che può andare bene, un... però bisogna stare attenti perché se no la panda si distrugge. Sì, ecco, <ride> diciamo che ho un po' di problemi anche di vento. Quindi basta una piccola folata di vento per eccola qua. Vai che sta uscendo. Pasqua, oh, che bella. Ma funziona anche il live stacking? Sì, grande due secondi basta no di più danno. no manda manda più puoi fare dieci secondi alla grande abbassa Se solo un po' il gain il gain metto me medio metti medio sì esposizione? dieci vai vai vediamo un po' che ti dice? sì sì questa la trova che ti dice? È questo, lo vedi lo schermo? Sì, sì. Ah, è Perfetto. Allora, tra un po' si formerà bene la galassia. Poi, sotto, puoi giocare con la luminosità de de dell'immagine. come eh, lì. lì dove c'è quel grafichino, pigia sopra, no, il grafico lì, l'istogramma. Pigia il... lo zoom più, guarda. Sopra c'hai un tastino che c'è scritto più. Ah, Eccolo qua, qua. qua, lo vedi a più alta risoluzione, se no non lo vedi. Ecco qua. Non vedo niente però vabbè. Regola, regola. Poi digli anche auto, eh? Aspetta. È la brillantezza, Dani? Sì, no, 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 non è quella solo, è l'istogramma sopra. Digli auto. Auto va così. Ah, adesso, adesso regolalo tu. Ecco qua che comincia a vedersi bene eh bisogna fare un po' di immagini se fossimo stati ad Atacama già si sarebbero visti i bracci a spirale <ride> e Daniele continua ad inferire continuo Daniele come devo fare? va bene così lui sta facendo il live stacking no? quanto te sta dicendo? sì no cannot no dice che non riesce a, a fare lo stacking c'è solo un'immagine da quello che ho capito cannot find non ho più pallida idea di cosa voglia dire. Vabbè, fai stop, pigia il pennellino lì a sinistra del play e digli ok. Se ti dice ok. Ho e fatto. ricomincia. Ripigia play e ricominciamo. E adesso lui vediamo. Ci, te, ti, ci dovrebbe riuscire. stacca due. Sì. Sta, sta facendo lo stacking. È che prima stava cercando di unire immagini con diverse esposizioni andava in tilt quindi ogni volta che cambi l'esposizione devi, devi dargli stop, pulisci tutto e ricomincia, ma adesso lui sta facendo però posso quindi, fare la pesantezza ma questo qua sì, quello puoi aggiustarlo come vuoi non, non, non va a influire su, su quello che sta facendo il computer, quindi lì giocaci veramente soprattutto quella a sinistra spostalo più a destra un pochino e già dovremo riuscire a vederla eccoci qua devi aggiustare tu sotto dove c'è Image processing brightness abbassalo mettigli clicca su default che, così, che quelli è meglio non toccarli tanto i parametri sul pulsante default e adesso regola sopra l'istogramma quella a sinistra spostalo più a sinistra ancora un pochino di più ecco qua e poi gioca con quella a destra portalo più a sinistra e così eccola, guarda che si comincia, a vedere, si comincia a vedere la forma, vai, vai, più a sinistra, più a sinistra, che si vede il braccio, l'ho visto. Ancora, ancora, satura il nucleo, non ce ne frega niente, voglio vedere i bracci a spirale. Eccolo, guarda che si vede, si vede, si vede. Portalo un pochino più a sinistra ancora. Vai, vai, non essere timido. Ancora. Poi quello, quello a sinistra, portalo leggermente a destra. Poco, eh? questo pochissimo. Ecco, guarda che si comincia a vedere i, bra i eh, bracci Ma spirale. Ma la galassia non è solo questo, è tutto eh questo. No, eh no, è certo, ti riempie wow, tutto ragazzi, il campo. che meraviglia. Hai capito? Eh, eh, e' fantastico. Puoi, che pensavi? Eh. Per questo ti dico, pu puoi ancora aumentare un po' la luminosità con eh, il cursore là che sta a destra, portalo ancora più a sinistra per far vedere bene tutti questi piccoli bracci a spirale. Quello brillante è il nucleo, ma la galassia ti copre tutto il campo e questa è la cosa straordinaria. Guarda che bella, oh, guarda. Oh, ragazzi, ma vi rendete conto? Da, da, cioè, da hai capito? Mai visto una galassia del genere, che meraviglia! Ti riempie tutto il campo, questa è straordinaria. Straordinaria questa galassia, è una delle più belle in assoluto. Purtroppo è molto difficile da osservare, eh, all'osservazione si vede solo il nucleo, però in fotografia si può vedere. Dani, Esatto, però non hai visto i bracci, hai visto il nucleo, no, sì, hai visto no, la no. palla in i bracci a spirale in fotografia, come vedete, siamo a 100 imma 10 immagini da, da. quanto? 10 immagini da 10 secondi, quindi 100 secondi di esposizione. Già vedete come vediamo benissimo la, la, la forma di questa galassia, che è straordinaria, è quasi grande come la luna piena vista a occhio nudo, è una cosa molto, molto bella. Io questa, ragazzi, non la vedo da giusto per eh, darvi un po' di credito. Io questa non la vedo da questo è uno degli oggetti che, che mi manca. Qua, purtroppo sì. Qua, eh, wow, ragazzi, bene. che meraviglia. Bellissima. Tommaso, dove sei finito? Io sono a caccia di altro. Vai, vai. No. Voglio portarvi in altri mondi. Eh, ragazzi, con l'altazimutale non si possono fare le foto del cielo profondo. È vero, Dani, com'è il fatto? Si possono <ride> fare, ma guarda che ti sta dicendo: ah, si sì, sta, sta facendo lo stacking. Però guarda che succede. V vedi l'immagine? No, è bella. Allora, questa è una bella lezione. Allora, con una montatura mm. altazimutale, una camera molto sensibile, queste sono le immagini che si possono riuscire a fare del cielo profondo. Molto di più è molto difficile perché guardate l'immagine cosa sta succedendo. Sta ruotando. Vedete che c'è eh, un bordo nero sopra e un bordo nero a, a sinistra dell'immagine. Non so se la vedi Pasquale. Guadagnino. Perché? Esatto, praticamente tutto il frame, la, la montatura al tazimutale non si muove secondo la rotazione della Terra. Allora, i computer della montatura di Pasquale tengono fisso l'oggetto al centro. Però, che succede? Succede che tutto quello che sta intorno sembra ruotare. Allora, il programma di live stacking, come vedete, corregge le immagini e ci restituisce le immagini puntiformi, ma se noi facciamo le esposizioni per molto tempo, come vedete, vedete che sta ruotando, si sta mangiando un pezzo in alto a sinistra e un pezzo in basso a sinistra, perché tutta l'immagine ruota. Se facciamo, non lo so, due ore di esposizione totale, praticamente troveremo che l'immagine risultante è solo centrata sul nucleo della galassia e tutto intorno è nero. Perché? Perché nel frattempo tutto il campo è ruotato. Questo è il limite della montatura altazimutale, purtroppo. Non ti dico che non si possono fare foto, come no, vedete, Daniele, le stiamo Daniele facendo. Stavo, Daniele, stavo scherzando comunque. No, lo so, è che lo stavo dicendo ai nostri, ai nostri amici eh. che, sti, che ci stanno seguendo. Ma guarda, guarda che si vedono bene, bracci a spirale di questa galassia, è eh? bellissimo. Ma c'è un buon single, Daniele, da casa mia oggi. Eh? Sì, 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 sì. Quindi praticamente... Ti dico... Lo... Dici. Dici? No, Ma ti dico che m MC... M5... 50... Ah, sì. questo errore qua viene questo esatto, è, qua. è normale, è un errore di allineamento perché il programma sta facendo immagini le sta allineando l'una sull'altra solo che essendo una montatura altazimutale ogni immagine è ruotata un po' rispetto all'altra va a finire che se io ho un tempo di esposizione di ore, tutta l'immagine ruota praticamente trovo la zona centrale tutto intorno nero sì. <ride> però eh, è comunque molto molto bella allora ti dico solo che M51 se riuscissi a trovarla il nucleo è meno brillante di, di questa ma i bracci a spirale sono molto più brillanti si vedrebbero ancora meglio hai tempo Daniele eh, oh, no, ancora ho ancora tempo Daniele ma scusa ma la, la foto di questa ma dove la trovo la foto di questa se vai giù in basso è lì, già giusto, no, allora va un po' più in alto eh, Eccoli: lì guarda eh, Pat oh. dove c'è scritto Pat lì Lì trovi l'immagine. Apri la cartella. Io non la vedo naturalmente. De devi solo fare una cosa. Quando stoppi il live stacking qua, ti prendi sì. l'immagine che è stata generata e gli sì. cambi nome. Perché ah. poi lui quando fa il nuovo live stacking, se no, te lo sovrascrive il file. Quindi adesso okay. non puoi cambiargli nome perché lo sta usando il file. Okay. Quando stoppi il live stacking, se vuoi salvare la foto, vai nella cartella, trovi il file che ha salvato gli cambi nome lo rinomini, non lo so, o gli cambi la cartella. E poi ricominci un altro live stacking con un altro oggetto. E eh, chissà come l'ha chiamato il mostro file. Eh vabbè, ma tu guarda, se tu vai lì su Pat, lì dove sta Pat... No? andato. Mi aperto 3... ha aperto... Mi... T'ha aperto la cartella, no? Mi ha aperto un Asilive. live uh, single frame, uh -huh. che non è questo. No. Autotimestacket.fit un... Sì, Fit. quello. È quello. Ok. Eh è quindi è questa l'immagine. Sì. però prima di cambiare nome al file, stop al live stacking nel caso se no il, pro, il computer va in tilt perché sta, lo sta scrivendo ancora quel file, ogni quindi, 10 secondi sta scrivendo il file. Daniele, quindi scusami, è un punto fit fit. punto fit. fit. Okay. Punto fit, lo puoi aprire con qualsiasi programma astronomico che sia anche Registax per esempio. Ok, okay adesso la stoppiamo e andiamo sulla sigola. Che dici Daniele? Sì, va benissimo, è proprio lì vicinissima. Allora, stoppa... faccio... Stoppo poi vado poi nella, cartella. Sì, vai nella cartella cambia il nome di quel file dagli non so M81 un nome un po' più significativo ok, okay. perfetto ho cambiato guarda mi stanno dicendo che stasera sono crudele allora mi dispiace ma no noi, noi si scherza eh? no scherziamo <ride> ragazzi no quale crudele allora ah, io a questo punto grazie, Varelli, vista... Jasmine, eh. che mi ha detto che ho Viste? una risata contagiosa Visto che la vedevo all'oculare a questo punto, io direi di monto un attimo l'oculare, me la punto all'oculare e me la metto al centro e ci metto la camera. Sento che faccio fare il giro del cielo per trovare una galassia. Insomma, allora io non credo che ti faccia il giro del cielo, comunque se la vedi all'oculare, si punta l'alloculare, è lì, è proprio pochi minuti d'arco sotto. Guarda Arriva, perché questa ma... è una coppia di braccio, Tommaso. Allora, guarda, se volete, c'è Giovanna che ci ha detto che ci, ci, ci. se posso descrivere questa meravigliosa galassia. Allora, quello che stiamo vedendo, giusto brevemente, è il nucleo, come vedete, centrale, molto brillante. Ogni galassia ha un nucleo molto brillante. È una regione, tra l'altro lì dentro c'è anche il buco nero, ma la brillantezza che vediamo non è a causa del buco nero supermassiccio. È perché il nucleo di ogni galassia ha una altissima concentrazione di stelle ed è per questo che appare più brillante. Poi, al di fuori di questo nucleo, ci sono due bracci a spirale molto belli, uno che va verso il giù, che fa questa forma uncino, uno che va verso su, verso nord, verso l'alto, eh, anche se ne vediamo solo un pezzo. Quello è il disco della galassia. Questa è una galassia a disco, simile a quella della Via Lattea. Questi due bracci a spirale, come vedete, sono deboli, ma come vedete cambiano anche un po' di colore. Il nucleo è molto giallo, questi bracci invece tendono al bianco, a un colore più neutro, perché in questi bracci a spirale si trovano principalmente stelle più giovani. Il nucleo di una galassia è sempre la parte più vecchia, sembra quasi, quasi perché ancora non l'abbiamo dimostrato, però che le galassie si, si siano formati prima i nuclei delle galassie, almeno di quella spirale, e poi si siano formati mano a mano i bracci a spirale. Quindi i bracci che noi vediamo sono effettivamente più giovani della parte interiore, che è la parte nucleare. Ehm, ed è qui, in questi bracci a spirale, che poi si formano tutte le stelle che stiamo vedendo formarsi anche in questa galassia. Questa è una delle galassie a noi più vicine, stiamo attorno ai 10 milioni di anni luce se non sbaglio, 8-10, ed è anche una delle più attive, cioè c'è una formazione stellare molto più attiva di quella che sta avvenendo nella Via Lattea. Perfetto. Vai ragazzi. Io ci sto, Dani. Sto... sto cercando, si è, è impallato il programma nel frattempo. Tommaso! Ma Tommaso? Eh non lo so, dice che è connesso. Tommaso ci sei? Ragazzi io sto cercando un attimo, a parte di fermare le belve feroci che avete voi anzi sentito latrare, <ride> ma Sto pensando, sto cercando un attimo di migliorare un po' il puntamento a lavorare per avere un inseguimento migliore e riuscire a far vedere qualche altro oggettino perché altrimenti diventa complicato far vedere gli oggetti. Perché appunto, se fossimo state ad Atacama bastava anche, eh. non era necessario il live stacking. Invece, qui è fondamentale perché altrimenti non si vede assolutamente nulla. Ragazzi, comunque io Pasqua, mi sento comunque libera. la tua bote è bellissima. Bellissima, Pasquale. Sì, infatti, Maria Gaetane ha detto come si chiama la galassia. Si chiama M81 o anche Galassia di Bode. Eh, ha questi due nomi. però è più conosciuta come M81. M81 è stata catalogata nel, nel 700 addirittura da Charles Messier. È uno degli oggetti più belli e brillanti de, dell'emisfero nord. Vediamo un po' se men nel mentre che cerco di risolvere questo problema. Se riesco a, volevo giusto far vedere una cosa, appunto proprio in merito alla, alla galassia di Boad. Vi faccio vedere quella che ho fotografato io un paio di mesi fa, quando non c'era nemmeno il problema della Luna. Eh, perché calcolate che seppure la Luna non si vede e che non è ancora sorta, comunque il cielo non è proprio buio, 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 buio come quando la Luna è nuova e quindi non c'è proprio. Perché allora, no, ragazzi, ragazzi, che sto vedendo! E e vedete ecco questa lui. è l'espressione di chi vede le galassie al telescopio la prima volta vedi bravissimo e questa è la bode in tutta la sua bellezza uh, che meraviglia Aspetta che meraviglia Ah no, che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia che meraviglia che adesso lo vada a Pasquale. No? No, non vedo la bode, però, non vedo la tua. Oh, eccola la, la, la foto di Tommaso. Bellissima, bellissima. Guardate qua i bracci si vedono ancora meglio. Il nucleo brillantissimo. E ci sono due bracci a spirale estesi. Stiamo parlando di un oggetto che è esteso un centinaio di migliaia di anni di luce. Eh? Sembra una pittura appesa alla parete di un museo. Ricordiamoci sempre cosa stiamo osservando, che è una cosa straordinaria. Non è solo bello perché è oggettivamente bello da ammirare, ma è bello anche perché rappresenta distanze, tempi e dimensioni. Incommensurabili fuori da ogni nostra immaginazione, straordinario. Sì, sì, Io sì, in infatti, Io arrivo subito. Sì, ragazzi. La scuola è a caccia della, della Sincaro, mi sa, ma l'ha osservata all'oculare sicuro perché hai visto che ha detto, Mamma mia, non no, ci no, posso no. credere No, 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 l'ho vista. No? no, no, caro caro il Mio Gasparri, l'ho vista già con la camera. Ah, eh. E qui non si cincischia. Interessante. Allora, adesso bravi, bravi. Vi, vi, vi condivido lo schermo. Dove sto? È questa, eh? Questa qua sopra. Eh sì, sì. Adesso, vabbè, aumenta un po' l'esposizione e poi regola eh, l'istogramma lì in basso, il grafichino, e vedrai che esce molto bene. Allora, esposizione, quando metto 10, io farei sempre 10, sì. Questo dovrebbe uscire molto bene. Ah, 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 ok, adesso, vabbè, vai in giù in basso, magari e eh, regola. l'istogramma. Ehm, no, non ti preoccupare, la luminosità sotto il grafico lì dell'istogramma, quello lì, eccolo qua. Metti, metti auto per iniziare, magari così te, te lo gestisce un po' lui. Così, <ride> hai capito? Hai capito? Guarda che, che bella questa ragazza. Ma <ride> che tanto che, fare che fare sei, la... portala un la po' vi... più al centro, magari. Non lo so, dimmi tu, mm. se no, dagli di live stacking e via. Aspetta, vediamo se la mettiamo più al centro. eh Però ho a disposizione 10 secondi per vedere uno spostamento Ah no, no, lasciala lì, dai, allora lasciala lì. Lasciala lì non aspetta, problema. aspetta sì. un attimo perché mi sono dato una botta, aspetta. È bellissima. <ride> okay. Vedete, questo è quello che diceva Tommaso prima. Allora, in teoria questa galassia è più debole dell'altra, di M81, però vedete già che questa si vede molto meglio. Perché, perché la, è più concentrata, quindi a parità di luminosità, se la luminosità è più concentrata in una regione più piccola, noi la vediamo più luminosa ci appare più luminosa se la luminosità è sparsa in un'area molto grande noi riusciamo a malapena a vederla Daniele come devo mettere queste frecce? Così? Sì no quella più a sinistra guarda un pochino più a sinistra lì va bene e quella a sinistra più a destra ma poco un po troppo. troppo ecco guarda già così va molto bene Ricordati che possiamo anche zoomare, eh, perché questa credo che sia al 50%. quanto? Eh, vedi. Vai, vai, guarda che bella. E questa ragazzi, galassia eh... contraddice. Sì, vai, vai, eh. dimmi. No, 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 dico ragazzi, io mi sono una persona felice stasera. Felizia. Questa galassia contraddice tutto quello che ho detto prima. Perché io vi ho detto che tutte le galassie hanno un nucleo brillante. Sì, tutte, quasi tutte. Circa il 97% delle galassie dell'universo ha un nucleo molto brillante. M82, detta anche Galassia Sigaro, è una di che fa parte di quel 3% che fa un'eccezione, perché come potete vedere il nucleo brillante di questa galassia non si vede, sembra un, non lo so, un oggetto informe, tant'è che si chiama Galassia Regolare e che non ha un nucleo brillante, tant'è che questa galassia, eh, per, vi, vi racconto questa chicca, per qualche anno, molto, molto tempo fa, qualche decina di anni fa, questa galassia si pensava che fosse una galassia che stesse esplode esplodendo. Perché? Perché con una fotografia a lunghissima esposizione si vede che queste conformazioni che noi vediamo qua in realtà sono stelle che si stanno formando. Addirittura questa galassia ha un alone estesissimo di eh, idrogeno, come se fosse avvolta da un'enorme nebulosa eh, molto diffusa. E si pensava che fosse causata da non lo so, dall'esplosione della galassia stessa. Poi abbiamo scoperto che le galassie non possono esplodere, ma questa è una galassia che sta formando tantissime stelle e quindi questa è una galassia in cui stanno esplodendo anche tante stelle perché ricordate che le stelle giovani e molto massicce terminano la loro vita come supernove. Praticamente questa galassia forma talmente tante stelle di conseguenza esplodono talmente tante stelle, beh, talmente tante stelle significa una ogni qualche anno, eh? non è che siano tantissime, però per l'universo sono tante, che eh, non ha una forma definita e come vedete eh, a volte sembra più una nebulosa, perché c'è un'enorme quantità di gas espulso dall'esplosione di queste enormi supernove, eh, sono centinaia, migliaia in pochi secoli, che eh, rendono questa galassia quasi indistinguibile, è, un, è straordinaria, è molto raro vedere galassie di questo tipo, senza forma e che formano talmente, talmente... Sì, infatti alla fine la, la galassia, eh, come diceva giustamente Daniele, eh, la galassia Sigaro, che poi Sigaro veramente secondo me è il nome meno emozionante per una galassia come questa, spesso è anche detta eh, galassia Starburst, no? Perché c'è proprio questa eh, esplosione, questa fucina di stelle vere e proprie. Infatti quell'idrogeno, un vero e proprio. Um, Uh, diciamo una sorta di ipervento, no? una sorta di vento uh, sì, sì. grossissimo, dovuto proprio a queste, alla nascita di queste stelle e all'esplosione appunto di altre. Io dovrei avere, e anche qui, perché le ho fatte tutte e due poi in una sera fortunata. Una foto dove si vede quella struttura. Non come si vedrebbe dal cielo di Atacama, ormai è diventato il mood della serata, uh, però forse riesco a farvi vedere. Uh, Ragazzi, c'è lo di Atacama o non c'è lo di Adagamo. Io stasera sono soddisfatto. Eh, direi sì. di sì, non ti puoi lamentare. Dai, eccola qua, vediamo se la riesco a far vedere. Datemi un feedback. Ah, bellissima, guardate qua. Si vede molto bene, specialmente nel centro, quel nucleo rossastro che è proprio il gas espulso dall'esplosione di decine e centinaia di supernove. Praticamente è un... come se fosse un enorme resto di supernova, questa galassia, e questo alone si. Si, si estende ben oltre i confini di questa galassia, eh? in realtà, con un'esposizione ancora più lunga, noi le avremmo viste anche in basso e in alto qui diciamo queste, queste protuberanze rosse a tagliare perpendicolarmente la, la galassia, Guarda, in pratica. Io non so, magari se, se non ti offendi, ce ci dovrei avere anch'io una foto di M82, Dai, io, M82. Daniele. Noi col, con le tue foto alziamo le mani, no, oh, no, vabbè. Questa l'ho fatta qualche anno fa perché naturalmente da Takama non si vede. Non è un granché perché non sapevo ancora elaborare, però il segnale c'era. Vediamo se Mamma riesco. mia, ah, eccola. Cioè... eccola qua. Queste eh, sono 7-8 ore di esposizione, una cosa mo molto grande. Eh. Vabbè, a però me, me era un'ora, ammetto. Eh, <ride> eh, esatto, quindi... Però però stata una notte. Io mi vergogno e me ne vado. <ride> no, 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 ma che. <ride> Addio, è stato e, un piacere. si vede molto bene, vedete quest'alone rosso? Questo è il gas proprio ionizzato espulso dalle supernove, esteso per decine di migliaia di anni luce, è una cosa unica, almeno nell'universo locale non esiste una galassia talmente attiva, talmente bella come questa. Eh, sì, sì, ormai me... Pasquale, e te facciamo ridere chi ci guarda, nel... perché le nostre ah, reazioni no. alle foto di Daniele sono sempre esilaranti. Ma ragazzi, guardate, io ve l'ho detto, questa è la prima volta che osservo delle galassie al di là di Andromeda, ok? E le ho viste all'oculare, cioè non me lo aspettavo di vederle entrambe nello stesso campo, io le ho viste, tutte e due. Ragazzi, vi avviso, se Pasquale inizia così... Lo perdiamo. No, io ho visto la girandola adesso su, su sull'applicazione. <ride> eh, ci la sta mia, Il dici? pensierino, ce la facciamo appunto alla girandola. Eh, la girandola. la M101? No, aspetta, la girandola è la è 101, no? No, è la 100, cento... sì, no, la 110, o mi sbaglio. No, dovrebbe essere la 101, credo. No, 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 hai ragione. La Girandola è la 101, sì. Hai ragione, sì, sì. sì, sì, sì. Ah, La 101 sì. è abbastanza debole. Ce la fai appuntarla, però non so cosa si vede. È molto più luminosa M51 la vortice, ma M51 non l'abbiamo vista in tutto questo, perché si è fatto no. il giro del ma il giro del mondo. È forse la più bella. Eh, perché M51 è inconfondibile, sta su tutti i libri e vederla in diretta. Grazie. È... Abbiamo... Allora, innanzitutto salviamoci questa foto, perché comunque. Ma ah, quando è venuta questa cosa? Perché non lo so che, fa... che gli è successo. Questo, boh, questo lo so. Vabbè, comunque tu... per ricordo ce la salviamo. Perché comunque. E, um, comunque anche M51, M101 non credo, però M51 la vedresti bene all'oculare, quindi ok adesso voglio rinominarmi un attimo sto no ragazzi aspettate un secondo qua altro che M51 deve andare a prendere il caricabatterie ah! eh, vengo subito perché se no qua restiamo a piedi aspettate. vai vai Tommaso se tu c'hai qualcosa da farci vedere vai pure eh? Daniele, io sto provando a puntare proprio M51 oh grande Affidiamoci a te che Pasquale se n'è andato a prendere il caricabatterie, chissà se torna. Allora, intanto diciamo che, eh, premessa proprio doverosa, da noi ad occhio nudo M51 non si vede. Eh sì. Purtroppo diciamo che non esistono dei filtri che possano aiutare, ci sono gli UHC però non è che aiutino sulle galassie sono inadeguati proprio però adesso dai ci, ci, ci proviamo vediamo di, di andarci vai, vediamo, vai. Un po', vediamo un po' se, mm. se riusciamo a farla vedere intanto Pasquale è scappato vedi lui però Pasquale ti devi organizzare dai forza <ride> ah, ah guarda, guarda. Eh, nel frattempo c'è Timotin che ci dice che camera utilizzate Tu, tu che ah, camera hai, Tommaso? Io, abbiamo tutti e tre la stessa camera in realtà, ragazzi. Okay. Perché abbiamo io, Daniele e Pasquale, la ASI della ZWO, questo è il nome, ZWO, ASI 224MC. Che è questa in pratica, questa piccola oh, camera. Questa, per intenderci, qui è dove si inserisce nel telescopio. E ha questo piccolissimo sensore, non so se lo riesco a far vedere, ecco. Sì, sì, questo, piccolo, questo piccolo sensore è quello che ci regala queste bellezze. Esatto. Penso di essermi bloccato, forse? Eh, un po' ti sei okay. bloccato, ma sei Dicevo se che questo finito. piccolo... Ah, ok, perfetto. Sì, sì. Eh, ma guarda, sono Vediamo. camerine che costano meno di una reflex e, e sono molto più sensibili. rendono meglio. Reflex. Esatto. Esatto, è vero. Io non ho mai ottenuto i risultati che ottengo con la camera, con la reflex. Il problema però, diciamo, c'è anche un altro problema, che i file della reflex sono anche molto più pesanti sì. da, da elaborare per un computer, quindi in questo caso eh, è molto, molto, molto più comoda una camerina come questa. Esatto. Ovviamente poi per determinati tipi di lavoro c'è bisogno di camere un po' più... Uh, sofisticate e che costano diciamo anche qualche <coughs> migliaia di euro. <coughs> sì, sì, esatto. Come dicevamo prima, ogni campo ha la sua applicazione. Per esempio, se si vuole fare fotografia attraverso il telescopio, secondo me per iniziare una camerina come quella che abbiamo noi è l'ideale. Una reflex sì. è più complicata da gestire e offre risultati più difficili eh, da, da ottenere. Naturalmente se uno vuole fare costellazioni a grandissimo campo la reflex ha un campo molto più grande quindi con obiettivi e piccoli teleobiettivi è meglio una reflex, ma al telescopio per iniziare mi è meglio una di queste camere. Dimmi. Mi sa che Maraggi ci ammazza dopo questa cosa. No, no, ma, no, 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 ah, ma cioè, sì, è vero, però Maraggi fa foto paesaggistiche non attraverso il telescopio. Infatti ho detto che se non si, se non si vuole utilizzare il telescopio per fare foto paesaggistiche va benissimo la reflex. <ride> mi sono... Ti sono salvato. Esatto, ti sei salvato proprio in calcio d'angolo, possiamo dire. Mi sta facendo tutto <ride> il giro. Eh vabbè, dai, dagli il tempo, magari te la punta uguale. Allora, guarda, voglio far leggere un commento. Sebi dice che sto leggendo il tuo libro su Atacama, davvero complimenti, viaggio fantastico. Ti volevo domandare, ce l'hai ancora con quegli italiani? Allora, per chi non avesse letto il libro su Atacama... C'è una storia che racconto che mi è successa la prima volta che sono andato a vedere il cielo dalla cordigliera, il cielo più scuro del mondo, che è affascinante. Riguarda degli italiani. Praticamente mi sono imbattuto in un gruppo di italiani nel mezzo del deserto di Atacama, eh, a 140 km dalla città più vicina, che stavano lì accampando. È successo un po' di tutto, naturalmente, perché poi, sai, quando un gruppo di italiani incontra un gruppo di astrofili, naturalmente eh, succede il finimondo perché gli astrofili. I fotografi vogliono fare le foto al cielo. Il gruppo di italiani vuole far festa di solito ed è un po' cacciarone. E quindi diciamo che quella serata che, che, che era partita dicendo: Ah me ne vado lontano da tutti e da tutti è, è finita un po' diversamente da come l'avevo immaginata. Una storia divertente e un po' assurda, perché uno se ne va in un luogo sperduto del Cile uh, non visitato da turisti e si incontra con degli italiani che sono lì. Sembra una passano. barzelletta. Esatto, sembra l'inizio di una barzelletta. <ride> Se volete dettagli leggete il libro perché è un po' lunga da raccontare, però è divertente. Dani, mettilo nei commenti il link. Ma non so come fare, aspetta, metticelo tu, non lo so. Dani, io c'è che ha la vortice. Vai, 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 che la vortice allora, vai, aspetta, mettiamo nei commenti il link, aspetta, aspetta. Eh. Uh, beh, con calma. Tanto tu, so... Masso, parla, parla, dici pure. No, no, ho detto che per quanto mi riguarda è identica all'inizio di una, una bazzelletta, ed è magnifico, sai, c'era un gruppo di italiani e un gruppo di astrofili, nel esatto. mezzo del nulla. No, però, no, ascolta, io direi che mentre noi cerchiamo, a questo punto raccontano questa storia, dai, che può essere divertente, facci sì. ridere. Sì, sì, sì. Allora, guarda, ehm... Allora, il deserto di Atacama. Intanto vi mando il link al libro su Atacama, vediamo un po' se è giusto. Magari faccio casino o chiudo la diretta, vediamo un po', non lo so. <ride> um, eh, <ride> allora, il deserto di Atacama è molto conosciuto, la parte nord a San Pedro, no? Eh, però io sto nella parte sud, copia poco. che in realtà è il vero deserto di Atacama, è la vera regione di Atacama, però non lo conosce nessuno, e questo per me è un vantaggio perché è poco turistica. Poi, eh, c'è un posto lì nella cordigliera, il Salar di Maricunga, che ormai lo conoscete, che ho fatto talmente tante foto da lì, che è straordinario, che è isolato da tutti e da tutti, si trova a 140 km dalla città. E quindi io c'ero andato la prima volta in compagnia di un, di un amico mio, per la prima volta, andare a 4.000 metri per stare lì di notte non era proprio l'ideale, andare solo. Ci piazziamo lì nel, ai bordi di questa laguna, isolato da tutti e da tutti, non c'è nessuna struttura, non c'è niente. Cominciamo a tirar fuori i tre piedi poi a un certo punto... Da, dal niente spuntano, eh, dalla strada che era lontana perché abbiamo dovuto fare un po' di fuori, fuori strada, dalla strada spuntano due, eh, due pick-up rossi, eh, come se ci volessero rapire, a grande, a, a grande velocità si piazzano a due metri da noi, parcheggiano quasi con il freno a mano, c'aveva una fretta, non lo so, scendono, cominciano a urlare, era un gruppo di sette italiani che stava lì e non sapeva dove andare, si era un po' perso, voleva passare la notte lì in altezza perché il giorno dopo voleva andare a scalare il vulcano più alto del mondo che si trova a circa 80 chilometri da lì. Solo che i rifugi che ci sono nella zona più o meno erano tutti eh, pieni, eh, nella zona, entro un raggio di 100 chilometri, quindi avevano visto sta macchina e hanno detto ma perché no, se c'è una macchina lì noi ci andiamo a piazzare a due metri, due, due metri di distanza con tutto il deserto libero, a due metri di distanza e gli rompiamo le scatole tutta la notte. E questo è un po' quello che è successo, perché poi quelli hanno montato proprio la tenda lì, nonostante noi gli avessimo detto, guarda che questo è un parco naturale, tu non ci puoi dormire qua, e loro hanno detto, ah vabbè, ma tanto non ci controlla nessuno, poi se ci siete voi, sì, ma noi ce ne andiamo, non, non andiamo, non, non restiamo tutta la notte, voi bivaccate qua, ah vabbè, ma non passa, non succede niente. E quindi hanno piazzato la tenda a due metri di distanza da noi, nonostante ci fossero chilometri e chilometri di niente, di steppa vuota. E hanno cominciato a fare cena, a, a, a urlare, a, quindi già si è rovinata l'atmosfera, la, lì, la laguna, silenzio, assoluto niente. E poi, naturalmente, come si è solito fare di notte, invece che mettersi a osservare il cielo, cosa fanno? Cominciano a cedere più luci possibili per illuminare qualsiasi cosa che si trova nei dintorni. Allora, io, sono, io ero rassegnato perché ho detto: vabbè, lo, lo, mi dispiace, questo però è lo stereotipo degli italiani cacciaroni. Confusionari, irrispettosi di tutto e di tutti, quindi non ci posso fare niente a meno che eh, non gli do fuoco alle tende. C'era cioè, il mio amico Cileno invece, che non è abituato a questa cosa: i Cileni sono molto più quadrati, ha cominciato a litigarci, ma questi, che, da buoni italiani, me ne freghisti, hanno detto: ah, oh, sta calmo, tranquillo, non rompere le palle, no, 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 non facciamo niente di quello che vuoi, che, che, che ci dici, no, 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 non rompere le, le scatole, eccetera, eccetera. Scusate, ho usato una, una parolaccia però. È effettivamente quello che hanno detto. E quindi l'amico mio cileno, non capendo questa cosa, cro questa cronica mancanza di rispetto, eh, si è incacchiato moltissimo, a un certo punto ha cominciato ad urlare, ha cominciato a, a imprecare <ride> e questi hanno avuto paura probabilmente e hanno detto vabbè, vabbè, ho capito, abbiamo capito, se ne sono andati a dormire, hanno chiuso la tenda <ride> e dopo mezzanotte siamo riusciti a osservare finalmente. Cioè, orca vacca. <ride> vabbè, raccontata la storia. <ride> Io ci sto, eh. Vai ragazzi, fatemi vedere qualcosa, che qua c'è ancora la mia M81 sotto. Eh, vedete ancora questa per un poco. <ride> Tommaso, tu... È caduto. No, no. Danni... Cioè, si vede, si muove, lo vedo muoversi. Ma... Sì, 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 ci sono, ci sono. Okay. Ogni tanto devo spegnere il microfono perché i cani ah, okay. fanno, ah, okay. fanno... Sono cacciaroni pure loro. <ride> Io Beh. posso sì, dire sì, sì. con gioia che finalmente il telescopio insegue bene. Oh, che bello! Almeno per ora. però dai, sono a disposizione di 10 secondi e non mi dà problemi. Ora devo solo trovare M51. In pratica, ottimo. Vai! Fate a gara chi la trova prima, tu o Pasquale. Sì, ma Io Pasquale, ecco, come... tu non vale. Eh, ma tanto non ci riesce perché gli fa il giro 200 volte nel piano. <ride> il telescopio <ride> fa quello che vuole quindi. <ride> In realtà, Daniele, io penso di essere vicino perché ti uh -huh. faccio vedere. Dici, vabbè, dirai tu, non si, non si, eh, tu mi direi che non si capisce un bel niente da questa cosa. Io ci provo a farti vedere quello che vedo io. Uh... Vedi, ti avevo detto che non dovevo raccontare la storia. Perché giustamente se mi ha detto io non c'ero arrivato ancora lì. Avevo iniziato a leggerla, e mi hai spoiler... spoilerato tutto. <ride> mi dispiace. È colpa di Tommaso che mi ha costretto a raccontarla. <ride> no, ma era divertente, io ce la conoscevo, perciò, perché. <ride> Ragazzi, qua tutti abbiamo ideale. letto, tutti abbiamo letto i libri di Daniele. Tutti, <ride> grazie, grazie. Allora, guarda, eh, un... il mio sogno sì? il mio sogno, e lo dico in diretta qui è scrivere un libro con Daniele. Chissà che un eh. domani non si realizzi un sogno del genere, Chi eh lo dai, sa? speriamo, no? che dite sarebbe un bel sogno, fatecelo sapere anche nei commenti. Un libro eh. scritto da tutti noi di Passione Astronomia, dateci dei commenti, cosa ne pensate? Chi lo sa, magari un domani potremmo eh. pensare alla cosa, dai. Domani molto sì. remoto sì, 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 <ride> quando Daniele sì. tornerà in patria, magari. <ride> Guarda, eh, c'era un commento che diceva: Prima non lo ritrovo più, però, si, se si possono fotografare galassie senza telescopio, allora sì, specialmente la galassia di Andromeda. Con il telescopio non la vedi tutta. Anzi, la galassia di Andromeda si fotografa con obiettivi, teleobiettivi fino a 200-400 mm di focale. Serve comunque un inseguitore, un astro inseguitore o una piccola montatura equatoriale per inseguire gli oggetti. Però sì, si può fotografare anche senza. Ah, eh, non tele... ti ho fatto il giro! Yeee! Yeah. <ride> 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 Pescale! <ride> ho capito come ragiona il telescopio. Ah, ottimo, vai, alla grande. Allora, guarda, Gaetano, io... c'è un commento di Gaetano che mi dice se. L'ho perso, però se posso spiegare in due parole la teoria della relatività. Guarda, Gaetano, grazie per la stima, ma in due parole forse non ci riesco. Però ci sono le dirette che ha fatto Marco Bastoni, le puoi recuperare in pagina di Passione Astronomia, che ha fatto due dirette bellissime, una sulla teoria della relatività speciale, una sulla teoria della relatività generale con Annessi Buchinelli. Vatela a vedere. Purtroppo non sono due parole perché è complicato spiegare la relatività con due parole. Allora, eh, sì, non vedo niente. Eh. <ride> Pasquale, con chi parli? Con il telescopio? Uh, sì, con la camera. Non, non, non. Il problema è che all'oculare, Daniel, che uh, sta galassia sta in un campo dove non ci sono, cioè all'oculare, io non la vedo. Non la, vedo non la vedi all'oculare? Ah. No, è strano, ma dovresti no, vedere una stellina, strano. scusate. Beh, però se è riuscito a vedere M81 e M82, almeno che lì non aveva le visioni. M52? No, no, ma ti dirò, Daniele, si vedono meglio di M51. Ah sì? Molto meglio. Sì, perché se ci pensi, M51, eh, essendo in prossimità della, eh, diciamo, della parte bassa del carro, no? Non nella, nel quadrato, ma nella coda, potremmo dire, del carro, nel braccio sottostante, in questo momento è più vicino. All'orizzonte e il nostro ah, orizzonte sì. si illumina per tre quarti di cielo, praticamente quindi, invece, le, la, la galassia di Bode la, e la Galassia Sigaro sono in una zona un po' più rialzata, quindi dove è più buio il cielo. È vero, è vero. È verissimo Pasquale che compare all'improvviso, così Ma lo non lo so, io a fare qualcosa, ragazzi, però mi dovete aiutare voi. Vai, 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 vai Pasquale, allora. noi siamo con te. Io ci provo pure io nel frattempo. Ah, intanto c'era un commento, non mi ricordo di chi, che, mi diceva, che ci diceva cosa ci farai vedere in diretta l'11, eh, vediamo se lo trovo, perché l'11 aprile, domenica 11, eccola qua, Paola, c'è la nostra diretta da Atacama, allora la facciamo alle 8 di mattina ora italiana, proprio perché da Atacama, che saranno le 2 di notte, si vedrà il centro della nostra galassia, altissimo sull'orizzonte, come non l'abbiamo mai visto dall'Italia, perché dall'Italia non si può vedere così alto, quindi Vedremo prima di tutto a grandissimo campo, la Via Lattea, vi farò vedere che fa luce, la Via Lattea fa, riesce a fare ombra, e, e poi vedremo tutti gli oggetti che ci sono lì nel cuore della Via Lattea, tutte le nebulose, la nebulosa laguna, la nebulosa trifida, la nebulosa aquila, la nebulosa Omega. Ce ne sono avvalanghe di nebulose. Non faremo vedere probabilmente galassie, ma ci sarà da divertirsi nella nostra, nella nostra galassia tutte quelle nebulose che noi vediamo dall'Italia descate ma sono molto basse affogate nell'inquinamento luminoso qua sono sopra le nostre teste si vedranno, lo farò vedere, si vedranno anche a occhio nudo straordinari Dani dimmi ecco qua eccola, ce l'hai proprio nel campo Dentro, <ride> <È nel> centro <ride> <ride> guarda, bellissima è stato più Grazie, bravo di me è il, terzo, è il terzo allineamento che faccio durante la serata però ce l'abbiamo fatta ho, ho grandissimo di <ride> vai 10 secondi di pausa. comincia il live stacking questa guarda già si vedono i bracci a spirale con un secondo disposizione o con 5 quanti sono? 5 vai vai Pompala. non so se riuscirai a fare il live stacking eh, perché non ci sono stelle ma eh... Vediamo. Sì, sì, ce la fa generalmente. È partito, Daniele. No, ti dice qualcosa, ti dà un errore. Devi pigiare, pigia. Stop e devi pulirlo col pennellino e poi riiniziare Perché hai cambiato esposizione. Eh, esatto, e adesso ripigia. Play, vai. Eh, questa, questa, questa è la galassia più bella. da osservare guarda che già si vede bene. Non oh, sei perfettamente a fuoco, eh, sei un po' sfocato, ma vabbè. Ah, sono un po' sfocato. Dani, eh, si sì, or... Le stelle in basso sono. ciambelline si Sì, eh, è anche no. un po' di sing, però. Eh. Ah, può essere. Vabbè, vediamo no, dai. No, se no, riesce perché... a fare, non riesce a fare lo stacking. No, Danilo. non si riesce a fare lo stacking. Vedi? Non so Dimmi. a fuoco, Dani. Non sei a fuoco. Vabbè, tranquillo, tranquillo. Un secondo di esposizione e fai il fuoco sulla stelle, sulle stelle che vedi in basso. C'è problema. Ragazzi, io comunque dopo proverò, continuerò quando finiremo la live a cercare oggetti, proverò a fotografarli, poi magari se ci riesco... ma non si può vedere un po' meno sgranato qua, no? Eh, eh sono deboli quelle stelle, purtroppo oh, non riesci. Aumenta un po' il guadagno, magari. Metti gain, eye. Ma vedi comunque, purtroppo vedi sgranato perché le stelle Vabbè, quelle proviamo, sono... deboli cioè dai, mettiamo a Metti al 100% l'ingrandimento. e spostati sulle stelle in basso tanto lo vedi, quando è a fuoco è meno sgranata, ti compare molto bene devi spostarti poco eh? però è fondamentale vediamo un po', no, dall'altra parte vedi, è quasi sparita, vuol dire che sei ancora più sfocato un altro pochino aspetta sempre un po' tra un, tocchi... un tocco e l'altro perché c'è un secondo di ritardo un altro pochino, poco poco in tutto ciò, io ho notato Eccola, una cosa. Ci sei, ci sei, ci sei, sei a fuoco. Dimmi, dimmi, Tommaso. Io ho notato una cosa e ve la voglio un attimo annunciare mentre Pasquale va a fuoco e inizia ad esporre. Mm -hmm. È questo. Ah, che è sorta la luce. Inizia a sorgere è tremenda. Io non eh. la vedo ancora. Pasquale, orizzonte. No, a me è bassa eh, io non la vedo adesso faremo la luna poi a cena con Daniele perché qua mm. ah, sono le 6.20 no infatti è... se, se ci fate caso è arancione praticamente Daniele mi dà sempre lungo, praticamente eh. è bassissima che ti dice no non lo so e eh, che ne so io dimmi tu fammi vedere non eccola vedo. no pare che è partito no stacked 1 Ignored 2 uh, vediamo un po' aspetta non trova stelle probabilmente, cannot find match strangle. Eh, fa una cosa, stop, metti bin 2, pulisci con il pennellino lì lo stacking e, e, e rifallo di nuovo. Vado su play qua adesso. Vai. E vediamo se non ci riesce, pazienza. E... Comunque già si vede bene così. Ah no, no, stoppa, stoppa di nuovo. Non l'hai pulito bene lo stacking. Il pennellino l'hai cliccato? Clicca sul pennellino. Digli di sì. Ok. E già Play di nuovo. Allora, adesso, adesso ci dovrebbe riuscire forse. Vediamo un po'. Però vabbè, comunque giusta la luminosità che già, già è carina la galassia, già si vedono giù sotto lì. E no, 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 non il brightness, l'istogramma lì. Fija il più, per fatelo ingrandire. Ecco, adesso gioca con lì. quello lì più a destra. No, no, lascialo lì. Quello a sinistra portalo più a destra. Eccola, guarda. Eccola oh, qua. Si vede l'amore. Eccola qua. Non ti riesce a fare il live stacking perché non hai, stelle, non hai molte stelle da, 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 da mostrare, purtroppo, però, però già si vede. Guardate che bella! Allora, questo è un bellissimo esercizio perché questa è la galassia i cui bracci a spirale sono più facili da osservare al telescopio. Allora, i bracci sono a due, spirale bene, sono, due. sono due: sono due galassie. Si pensa in interazione, ehm. I bracci a spirale delle galassie sono i dettagli più difficili da osservare perché il loro contrasto è molto basso e l'occhio non riesce ad avere questa sensibilità che ha una camera. Eh, per osservare i bracci a spirale delle galassie serve un telescopio superiore ai 200 mm di diametro. Già con un 250, meglio un 300, sotto un cielo molto scuro si riescono a vedere i bracci a spirale, specialmente di M51. Vedere i bracci a spirale di M51 più o meno con un telescopio da 250-300 mm di diametro si vedono così all'oculare è straordinario perché tu riesci a vedere dei dettagli molto elusivi ma fatti da milioni e milioni di stelle. Sono, sono oggetti bellissimi. Eh, con telescopi più piccoli tutte le galassie sono dei batuffoli di luce senza molta forma. A partire dai 250 mm di diametro, è per questo che noi consigliamo i Dobson per fare osservazione visuale perché serve diametro si riescono a vedere i bracci delle galassie a spirale di M51 ma anche di M81 che abbiamo visto prima e eh? sono i dettagli che io più adoro ragazzi se voi siete d'accordo io vi faccio una sorpresa adesso vai posso Dani? perché ne so, non so quale sorpresa però sì, penso di sì non, 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 non ti vai a fare lo spogliarello in diretta <ride> <ride> no ma no eh, Ragazzi, salutate M51, 51, salutate M51, quindi chiudo questo, yes, perfetto, eh, vi rimetto questa qua di Daniele, torno subito. Ah ok, allora aspetta, vi faccio vedere M51, che io l'ho fotografata dai cieli italiani, eccola qua, allora vediamo un po' se riesco a farvela vedere, perché io M51 l'ho fotografata per farvi capire che so anche i cieli italiani comunque hanno il loro... Eh, anche, hanno la loro bellezza eh, naturalmente il Mac si è bloccato perché è un Mac quindi non funziona quando deve funzionare però prima o poi mi farà vedere l'immagine <ride> prima o poi prima o poi ragazzi se, se, se cado è perché il Mac si è bloccato eh, non, non risponde più ai comandi ah ecco forse sì. no Daniele aspetta Daniele, ti devo rubare la scena Vai, vai. Devo rubare la scena assolutamente. Non vedi niente. Aspetta un secondo. No, porca miseria. Devo muovere. Eh, dove sta? Share screen. Share. Ok. Ah, la luna che sorge. Eh. Uh, ce l'ho fatta. Gli alberi, grande Pasquale. Eh, bellissima. Guardate come si muove rapida la Terra perché non è la Luna che si muove. Guardate come si muove rapida la Terra. Abbiamo gli alberi che stanno fermi, la Luna che, che, che naturalmente sorge, ma il telescopio segue la Luna. Guardate com'è rapido il movimento della Terra, come si muovono gli alberi. Vedete oh, che spettacolo, Pasquale! Dici la verità, Dani! Bellissimo, bellissimo. La Luna sta sorgendo. Daniele mi credi se ti dico che sto facendo star roping all'oculare e non al cercatore? <ride> Vabbè, sei un grande, sei al prossimo livello, sei proprio ti, al livello ti, superiore. Ti, ti, ti giuro che se ci riesco. Guarda, Daniele, ma, ma guarda, quanto sembra grande, ragazzi, guardate, è cioè enorme, Dani. Eh sì. sì. È apparentemente enorme, Specifichiamolo Esatto, se si vede la luna adesso sorgendo sembra enorme, ma è un'illusione ottica che ci fa apparire anche le, il sole al tramonto all'alba molto più grande, è il nostro, il nostro cervello, il nostro occhio, è uno strumento bellissimo di giorno ma spesso e volentieri di notte inganna, inganna perché non ci mostra i colori dell'universo quando l'universo è pieno di colori, inganna per le dimensioni degli oggetti che la luna sembra enorme adesso che sta sorgendo ma in realtà ha le stesse dimensioni di quando si trova sopra le nostre teste. Io penso che questa chiusura è bellissima. Eh, sì, sì. sì. Perché l'arrivo della luna significa anche che abbiamo finito. No, volevo dire una cosa a proposito dei colori che diceva Daniele, giusto per farci una risata: durante una serata divulgativa in montagna c'era un bambino. Uh, il quale voleva osservare al telescopio per primo perché voleva vedere la galassia di Andromeda, voleva vedere la galassia di Andromeda che avrà visto sicuramente magari in qualche foto su qualche libro di scuola. Allora io gli punto la galassia di Andromeda, lui la guarda, aveva 8-9 anni e tutto franco e dispiaciuto mi dice, signore, signore, è già questa cosa... La eh, partiamo male. Già partiamo male perché mi ha fatto sentire vecchissimo, fa Signore, il tuo telescopio è rotto. E io allora sai un colpo a cuore, dico: Che cosa è successo? Dico, perché è rotto. Lui mi fa: perché io la galassia la vedo, ma è sfocata e non si vedono i colori. E allora vaglielo a ah. spiegare. Tipo, eh. Perché purtroppo molti immaginano e pensano che guardare al telescopio una galassia o una nebulosa equivalga a guardarla in fotografia, invece appunto come diceva Daniele l'occhio delle volte è traditore da questo punto di vista. Eh, Ragazzi sì. guardate, guardate la zona del terminatore con gli alberi, che meraviglia! Eh sì, bellissima. Allora io sono qui, sono okay. su 24... Un il al tuo Star hopping Tommaso, che vogliamo capire cosa stai puntando. No, io sopponendo M51 e vorrei vedere se ah, riesco a fare io il live stacking, perché mai. io utilizzo un altro programma. Tomma, Quindi... noi ce l'abbiamo fatta. Ah. Eh, ma io voglio vedere se riesco, a fare, se riesco a fare il live stacking, così la facciamo vedere ancora meglio. Okay. Tomma, sto scherzando? Sì, sì, sì. sì. No, no, poi qua mo vengo là e ti vengo a menare. Comun comunque, ragazzi, il cielo mio stasera, io ti devo fare un applauso al cielo, eh. Beato a te soddisfazioni eh grande beh sì abbiamo avuto nonostante i piccoli problemi ma ci, quelli ci saranno ci sono sempre perché fanno parte del gioco poi abbiamo osservato diversi oggetti l'abbiamo abbiamo osservati bene bellissima la, la m82 è stata proprio bella 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 e poi concludiamo con la luna ma io sono fiducioso che che tommaso adesso ci farà vedere una m51 straordinaria Shhh, non si dice <ride> Dani, ormai gli alberi è quasi sorta io l'ho messo al posto diciamo più a destra per far vedere gli sì. alberi fino alla fine è bellissimo guardate come si muove rapida la terra stiamo ruotando a circa mille alle nostre latitudini non so sono 1200 km l'ora se non sbaglio da quelle parti è... non è lenta per niente <ride> mamma mia che meraviglia guarda sì. oh, Dani, sono commosso Bellissimo. Ah, Io penso che la possiamo Le lezioni di Pasquale aggiustare. sono sempre stupende. Cioè, la possiamo aggiustare un po'. Sì, forse anche la messa a fuoco puoi fare di meglio adesso, vediamo. Io l'ho fatta di. Ma... Daniele, l'ho fatta di fretta perché... per farvela vedere. Quindi aspetta. Prova. Passiamo subito. Sì. Eh. eh c'è tanta turbolenza perché è appena sorta, ma ecco, guarda, 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 adesso... Ci... Eh no. Aspetta, adesso no. Trovala tu perché siamo un po' indifferenti. Sì. Perfetta. Allora, vedete che tremola molto la luna. Perché? Perché è appena sorta e questa è una ragione per non osservare mai, a meno che non dobbiamo vedere questi spettacoli bellissimi, che so la luna che sorge attraverso gli alberi. Però se vogliamo vedere molti dettagli non dobbiamo osservare gli oggetti quando sono appena sotti dobbiamo aspettare che salgano sopra l'orizzonte perché sennò eh, sono tutti tremolanti così è bellissima questa immagine della luna ed è anche molto istruttiva perché fa vedere proprio gli effetti della turbolenza atmosferica se voi adesso aspettate con noi e aspetterete con noi quattro ore che la luna sale nel cielo <ride> in diretta tra quattro ore sarà molto più nitida <ride> mamma mia meraviglia ragazzi io forse ci sono Vai, vai Tommaso! Daniele, comunque ho comprato, ho comprato un buon giocattolino, eh? eh vedi, chi te l'ha consigliato? <ride> <ride> no, vabbè, ma cioè, quando, Galassio, cioè, quando Galassio ho fatto vedere? Uh, eh... la Bode, la Sigaro e la Vortice. 3, M81, M82 e M51. M51. Sì. In realtà quattro perché nella Vortice ce ne stanno due. Ce ne stanno due. Eh ti trovi. Sì. <ride> Daniele però mi devi dire, guarda come sta inseguendo bene l'immagine è ferma. Sta inseguendo Daniele... molto bene, ma anche prima sulle, sulle galassie. Vedi, se uno fa l'allineamento bene, il telescopio... No, no, insegue molto bene il tuo telescopio. Quindi un applauso a, al Celestron, <ride> quant'è? Eh, come si chiama, Celestron? Neckstar 6S. 6S, sì. <ride> Bello Vediamo bene. un po' se c'è questa galassietta. Ragazzi, comunque voglio ringraziarvi perché ho visto... Tutti quelli che hanno donato stelle eh, stasera io scusate se ero preso al telescopio quindi commenti se l'è vista Daniele. Eh, sì, quindi... Sì. quindi grazie a tutti di cuore eh, per le stelle, e... possiamo aspettare, dice Sebbi. Vai, Tommaso. Ma che ore sono? Dani, da quando stiamo in live? Per... A ah, due ore. Due ore. Abbiamo fatto di peggio. Ah, ricordo sì, sì. Sì. ricordo una diretta da Takama: tre ore. Eh. Veramente una diretta abbiamo iniziato a Luna e abbiamo staccato alle 5-10 più o meno. Oh, sì. Sì, 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 ragazzi. Wow, ah, comunque la Luna Calante vederla. Io la sto guardando ad occhio nudo adesso. Cioè, il fatto che sia mangiata sulla destra, perché chiaramente noi l'immagine. Oh, Daniela, la camera è pure orientata abbastanza bene, cioè stranamente, No. si sì, sì, no. è mangiata in alto a destra. Io la vedo mangiata in alto a destra, quindi ci troviamo più o meno. Vabbè, comunque, detto questo, è, è, è meraviglioso guardarla ad occhio nudo comunque. Cioè, perché non so, io forse la preferisco più alla luna crescente. Non so, mi dà un'altra sensazione. Poi sarà una mia sensazione, ma ci vuole però. Bellissimo, bellissimo. Allora, c'è Gaetano che mi dice, questa è una domanda a cui posso rispondere in modo secco più o meno. Daniele, un pianeta può orbitare attorno a un buco nero? Sì, perché anche le stelle possono orbitare a debita distanza attorno a un buco nero, quindi anche un pianeta, che è un corpo celeste qualsiasi, solo un po' meno massiccio delle stelle, può orbitare attorno a un buco nero. Ma d'altronde, se ci pensiamo, no? Questa cosa del buco nero, eh, se al centro di una galassia... C'è un super buco nero e ci orbitano intorno tutte le stelle della galassia in un certo senso, a debita distanza per l'appunto. Il discorso vale anche sul piccolo, basta pensare a questo secondo me per rispondere alla domanda, o mi sbaglio? Sì, no, è, vedo, eh, questo è proprio l'essenza della fisica: le leggi della fisica valgono per tutto e per tutti. Quindi, se una stella può orbitare attorno a un buco nero, eh, questa legge della fisica che ci dice che un, ma, che un oggetto può orbitare attorno a un altro oggetto, qualsiasi sia la, la sua natura, vale per qualsiasi corpo celeste. Quindi anche un pianeta può orbitare attorno a un buco nero, non lo so, un pianeta può orbitare attorno a un altro pianeta volendo, po possiamo fare un pianeta doppio, che più o meno Plutone e Caronte è un, è un pianeta nano doppio. Possiamo fare qualsiasi cosa. Eh, la legge fondamentale della gravità vale a prescindere dalla natura dei corpi che sono coinvolti. Non aspettavo allora, la non so se è una minaccia o c'ha da fare, però dice quanto dura ancora la diretta. <ride> io no. sto capendo se ce l'ho nel campo. Eh. Non molto. Io credo che 15, massimo 20 minuti, perché io poi tra un po' vado a mangiare, ve lo dico, quindi vi abbandono. Poi non so loro come Pasquale e Tommaso se vogliono continuare. No, no. no ma io volevo dire un'altra cosa. Pochi Daniele, c'è cioè Luca che chiedeva, la luminosità dipende dalla, penso riferita, ecco, non so se adesso Luca si riferiva alla galassia o alla luna, però penso forse più alle galassie, la luminosità dipende dalla posizione rispetto a noi o, o da altri mille fattori come distanza, grandezza, eccetera, penso si riferisca alla galassia che abbiamo visto prima. Ah, ok, allora la luminosità di un oggetto celeste dipende da due fattori, dipende da quanta potenza emette, come se fosse una lampadina, ci sono lampadine da 40, 50, 100, 200 watt. E poi, naturalmente, dipende anche dalla distanza. Sono questi due fattori ed è molto difficile capire se dipende più dalla distanza o dipende da, dalla sua, dalle sue proprietà. Perché, perché non, non lo sappiamo. Ecco allora, eh, per esempio, la galassia sigaro che abbiamo visto è poco brillante perché è molto lontano o perché eh, è effettivamente una lampadina poco potente rispetto alle altre. Eh, dobbiamo capire quanto è distante. Senza conoscere la distanza degli oggetti non possiamo capire se la loro luminosità è influita dalla distanza o dalle loro proprietà. In generale, in generale questo, eh, visto che le distanze nell'universo sono enormi, è la distanza a giocare spesso e volentieri eh, la parte da, da, da protagonista nella, nella luminosità degli oggetti. Quindi spesso e volentieri, soprattutto per gli oggetti molto distanti, vale più o meno questa regoletta che... Gli oggetti più lontani sono meno luminosi, ossia, quelli meno luminosi lo sono perché sono più lontani. Però non sempre è così, soprattutto per le stelle. E non sappiamo bene, bisogna capire la distanza di questi oggetti per capire se la loro luminosità è dovuta solo alla distanza enorme o anche perché sono poco luminosi in sé. Io vi porto un'altra sorpresa adesso. Che ci fai vedere, eh, aspetta, stacco la camera, ragazzi. Scusate, Vai. subito. Aspetta, tolgo pure la condivisione perché altrimenti... Ok. Tomato, io intanto si... sono nel campo di M51. Il problema adesso è trovarla con la camera montata e... perché se la vedessi all'oculare allora sarebbe più facile centrarla proprio precisamente. Ma sto andando un po' attentoni perché in genere io con M51 ho sempre fatto in questo modo. Trovavo l'area, la zona diciamo di interesse, usavo la reflex per vedere più o meno dove era e centrarla, e poi con la camera andavo di, di, di lunga esposizione. Adesso la reflex con la batteria scarica. Ovviamente. Ah. Allora, vediamo un po' se, se andiamo a fuoco più o meno. Sì, ci siamo le tue emozioni stasera, diciamo, per, non hai osservato tu, non ci hai portato tu a vedere le meraviglie dell'universo. Ma guarda, io sono, sono contentissimo sempre di vedere. Eh, di essere spettatore. Devo essere sincero, in un certo senso, è anche più rilassante. Perché quando sono io a, a far la guida, eh, sono un pochino più. Teso per, far, per puntare gli oggetti per metterli a fuoco per metterli nel campo. Mentre adesso mi sto, mi sto veramente rilassando in questo viaggio ed era è stato molto bello, sai che rivedere gli oggetti del cielo del nord M81 e M82, quelle due galassie, io le amo, le adoro. E purtroppo qua da Atacama non le posso vedere. Sapete che le galassie sono i miei oggetti preferiti. Eh, quindi non importa quanti oggetti belli ho qua, io M81 e M82 mi mancheranno sempre nel mio cielo, Dani Ma mi devi dare una mano, eccola. Allora ho puntato la camera per far vedere le costellazioni mm -hmm. i valori qua. Ma non me li ricordo. Aumenta un secondo. Aumenta On... i guadagni al massimo. Sei probabilmente molto fuori fuoco. Quindi devi mettere a fuoco. Ah, no, troppo. Meno meno, metà. Eh, di diminuisci un po' l'ingrandimento dell'immagine perché ne vedo solo un pezzettino piccolo. ecco adesso ci sei, <ride> <Sto>. <ride> eh, sì, devi... ruota la camera. Aspetta, aspetta, è un, è un problema. Voglio mettermi l'immagine, eh eh. se no ci mettiamo tutti con la testa. Il problema è che il treppiede non è pronto... Sei, ci di... sei quasi, ci sei quasi. Guarda, ti vediamo, ti vediamo nella webcam. Perfetto. Ma quelle luci là da dove vengono? Dalla strada? Ah, eh? Non lo so, sei tu che abiti lì io. <ride> non lo conosco. Aspetta, voglio fare... Devo mantenere così. No, aspetta. Ad... No, la devo alzare un po', Dani, perché punta troppo verso il basso, me. Eh beh, sì, la devi alzare, non la puoi regolare. Sì! Sì! <ride> Tommaso è sulta, credo che abbia trovato la galassia. Vai Tommaso! Signori, all'oculare dopo ben 40 E <ride> anche il cane che festeggia insieme a te. Vai! Ma io non ho capito come funziona il nostro Tommaso. Disattivate il microfono. Probabilmente il cane lo sta per assalire, quindi ci vuole risparmiare le urla. <ride> ok, eh, Dani ma se la mantenga a mano così, no? Eh, eh, ma sì, però fai una lunga esposizione, quindi ecco esattamente, viene mossa. <ride> il problema è quello. Ma perché mi punta le case? Io non ho messa verso l'alto, e devi metterla quasi allo zenith perché c'è un campo enorme 120 gradi. È probabile che. Un po' di case le becchi comunque, ma va bene, uguale. Che ti importa? Ecco, guarda allora. qua. Già adesso vediamo. Il 90% che vediamo è cielo, quindi va benissimo, dai. Aspetta, fai fare una cosa. Eccolo qua. Se trovi il mouse, essere... va bene, non lo trovo. Ma come posso fare per fare di più? stile due secondi di esposizione. Vediamo, aumentiamo l'esposizione. Forse anche, ecco, guarda, che già si vedono. Io vedo l'Orsa Maggiore proprio al centro, il grande carro. Guarda, esatto, 3, metti ragazzi 3, dai. Sì. Vediamo un po'. Forse è troppo chiaro. Al massimo diminuisci un pochino il guadagno, ma io si, si vede molto bene. Guarda, si vede il grande carro lì proprio al centro, ecco, ragazzi. Guarda, noi stavamo, noi stavamo Puoi zoomare? Qua. Eh? Sì. Eh, se trovi il mouse, può essere che. Aspetta, facciamo una cosa. Ma c'è il mouse con la rotellina. Usa la rotellina, non ce l'hai? Sì, eh, l'ho perso <ride> allora. <ride> Non sto mantenendo a mano la webcam, eh, vi dico Ma no, ma sei un grande. <ride> okay. Allora, ragazzi, noi qua stavamo vedendo prima mh, le galassie, stavamo qua a vedere la vortice, questa sì. zona qua. E invece qua stavamo quando abbiamo visto la, la sigaro e quella di Bode. Questa esatto. E fai vedere il grande carro che si vede molto bene. Guarda proprio ecco. in primo piano, ecco il grande carro che non è l'Orsa sì. Maggiore, l'Orsa Maggiore è molto più estesa. È tutta la costellazione eh. è tutta questa, praticamente l'orsa maggiore più o meno. Vedete, questa è un'altra parte dell'orsa maggiore, anche questa Comunque, per... eh. sì, esatto, fai quello che vuoi che stai per fare. Ti chiedevo sì. proprio quello. Fammi sognare sì. con la stella polare che io non la vedo più, du signori, a mena. me il live studying funziona, volevo solo dirvi questo. Vai. Quindi, a fra cumulo, poco, cumulo. forse abbiamo qualcosina di carino da far vedere, ragazzi. Questa qua è l'orsa minore, questa qua. Quindi, partendo da queste due stelle Dub e Merak, del, del grande carro, come ha detto Daniele, si arriva alla stella polare, che è questa qua. Quindi questo è un modo per riconoscere la stella polare. Daniele, le, le manca la polare? Un po' sì, un po' sì, mi manca, devo essere sincero, perché no, è, è voglio... anche molto utile per stazionare la montatura. Vi voglio condividere un'emozione, però, vediamo se riesco, perché è sorta una simpatica stella... Eccola, allora ragazzi, questa qua è Arturo. Ti trovi, Dani? Mm -hmm. Sì, seguendo la curva arriva da Arturo, e questa stella ecco qua tu... questa, eh, io non conosco più il cielo del nord. Che sarà Vega. Vega, è Vega. Ma dai, non ci sarei mai arrivato. Io pensavo, non lo so. Regolo Vega per me, non esiste più. Ragazzi, è Vega, è Vega, è Vega. Ma dai, bellissimo. Ah, Pasqua. Sì. Comunque tu sei proprio le montagne davanti eh sì. e te se detto, lo dico. Serto da Fakama. Guarda, eh. no, le la montagne si sono. Daniele, ma lo sai che sta luce qua? Questa è la luce eh. della luna, eh sì. <ride> Ragazzi. La luna fa luce, eh. Daniele. Luce lo sai fa... che quella luce così io ce l'ho con, con la piazza e non è la luna, <ride> 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 ottimo, <ride> ragazzi comunque sta uscendo fuori eh, ve lo dico guarda si vede oh. anche bene tutta la costellazione del bote o butes Botes, non so come si pronuncia eh, con Arturo è a... una specie di aquilone steso prova a spostare un po' la camera aspetta vediamo un po' c'è la mano ferma però eh Pasquale bravo eh Daniel, visto? Va, da da... eh sì la costellazione ragazzi, del Bote si vede molto bene, eh. del Bovaro. Eccola esatto, eccola qua, Arturo E lì. C'è una specie di, di aquilone a sinistra di Arturo. Lì una, no, un proprio sì, però tutta la costellazione è più grande, però la parte principale è una specie di, 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 di aquilone, il piccolo aquilone. Bellissima. Comunque, ragazzi, io sto mantenendo a mano. Eh, questa è la situazione. Tommaso, come va la situazione lì? Io sto a 2 minuti e 50, grande. Allora vediamo, e queste stelle qua, che stelle sono? Oddio, oh, ah, ragazzi, c'è un'altra bellissima costellazione qua da farvi vedere. Vediamo se riesco. E eh, questa è la mia faccia, però. Non <ride> 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 meglio. Oh, guarda la costellazione Pasquale. Daniele, guarda la Luna, guarda. Guarda tu, sembra un'esplosione nucleare. No, <ride> no. Questa è anche una bella prova del fatto che se noi con le, vi, con le fotocamere e videocamere mettiamo l'esposizione giusta per la Luna, le stelle non si vedono e se vediamo l'esposizione giusta per le stelle, la Luna diventa un'esplosione nucleare. Quindi non vi stupite se quando facciamo le foto alla Luna intorno non si vedono stelle perché non, 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 è, non, non è possibile, solo il nostro occhio. Questo sì, è una grande, un grande vantaggio, solo il nostro occhio la, ha la dinamica per vedere contemporaneamente la luce della Luna, brillantissima, e le stelle intorno. Non esiste nessuna fotocamera, videocamera, camera, pellicola che possa fare questo. O vedi la Luna e la Terra, naturalmente, o vedi le stelle. Vai, guarda qua. Allora, eh, Daniela, la stella quella là in brillante in alto, la vedi? Sì. Quella più in alto proprio, quella è, è spica. Quella ah, verde. ok. Siamo mentre nel... le le stelle quelle là che vedi al centro sulla destra, diciamo un po' più sulla destra, quella sì, è il leone. È leone dovrebbe Aspetta, essere. Aspetta, come è girato sto leone. Vedi no. Denebola e quella là la coda. Sì, sì, sì è che vedo? io sono abituato al, adesso al... Ah, ok, la vedo, la vedo, la vedo. Sì. Credo ti trovo sì. più o meno, sì. E la stella sì, sì, quella sì, è ecco, la... eccola, è proprio lì. Quella in basso a destra è il Regolo quella. Sì. La vedi? Sì, sì, sì. Ti trovi? Ok, sì, adesso mi trovo. <ride> Bellissimo, qua che stelle su? Oddio. Comunque, Ragazzi. giusto per farvi vedere la differenza tra Atacama e i cieli d'Italia, per far capire, diciamo, se fossimo ad Atacama dopo, penso, 5 minuti di esposizione abbondanti, a ah, con un gain a 330 nel mio caso. E un telescopio da 200 guarda quanto è bello pasquale che sembra un fantasma <ride> dicevo con un game di questo tipo penso che la galassia la nostra um, vortice la whirlpool m51 sarebbe bella che visibile sì. e invece ecco come si vede dal mio di cielo ah. ah. ok ve la zoomo un attimo così magari più... Eccola qua. Beh, però si vede dai che se regoli stai barando. Che se regoli bene la luminosità dell'istogramma si vedono bene i bracci. Non ho capito. Se regoli la luminosità dell'immagine dell riesci a tirar fuori bene i bracci. Sì, il problema è che io con la luminosità dell'immagine non posso lavorarci con Sharp. Ah, ah no? Ah, ma... Cioè dovrei pagare, dovrei pagare per utilizzare l'istogramma. Ah, non lo puoi utilizzare, ma no, perché secondo me di segnale sotto ce n'hai molto. Eh. Si potrebbero vedere molto bene. Sì, si sposto praticamente la curva. Qui esatto. Mm, mm, mm. Vediamo mm. come posso andare. Puoi mm. salvarla in PNG quello che stai facendo, e poi la lavoriamo con Photoshop o con qualsiasi altra cosa. Gimp, anche per regolare solo luminosità e contrasto, nient'altro secondo te se vado su black liver treslot no non credo Threshold, no stacking nemmeno noise reduction va bene no filtro vabbè vedi com'è bello precisino precisino guarda ah bello 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 Bellissima. e pensate che io ho sempre avuto problemi di inseguimento pensando che la mia montatura fosse la peggiore delle montature del mondo perché io facevo circa 4 secondi prima e adesso invece ho scoperto che il problema era il cannocchiale polare che non era buono e quindi andava tutto per fatti suoi così uh, in maniera <ride> uh, abbastanza... Vai Pasquale, vai. Se mi con condividimi un attimo lo schermo, voglio far ci vedere. Ci sei già? Cosa. Ci sei già? Io sono operativo al 100%. Ragazzi, guardate un secondo. Vi voglio far notare una cosa. Allora, innanzitutto, le stelle che vedete, ok? La stella più brillante che vedete sulla destra quella è Capella, mentre al centro ci sono Cast Castore e Polluce, mentre la stella a sinistra è Procione, quella più in basso. Daniele, si vede? Ragazzi, la sì. vedete? Eh, sì, sì, eh. Si vede molto bene. Vedete quel bagliore che vedo che c'è là? Quello è inquinamento luminoso. Ah, non è un altro attacco nucleare? No. Che in atto, okay. Dani, io a Ovest ho una situazione disastrosa. Eh. Cioè, guarda, guarda com'è a Ovest. Prendetevi conto di. Cioè, è pazzesco. Sì, sì, sì. Cioè io il cielo lo vedo da qua, lo vedo arancione. Non lo vedo. Cioè, per me le nubi sono arancioni. Qualcosa di folle. Eh... Venite da Takama, eh. però ci possiamo consolare quando punto di qua a... a nord, per più o meno, insomma, si vede meglio, sì. eh, lo so. Da... <coughs> eh, <sta nel> <coughs> Dani, è un fane da qui. Tommaso è disperato. Uh, sono passato io sotto il grande carro. Guarda, arriva, <ride> ma fa angolazione questa camera. Guarda qua. Eh? Guarda che angolazione fai l'ho appoggiato sul tavolino adesso. Sì, sì, la puoi mettere verticale proprio sul tavolino e ti, ti vedi quasi tutto il cielo. Guarda, Dani, esatto. questo è sul, sul tavolino. Guarda esatto, qua. Sì. Si sì. vede il grande carro. Piccolo carro. Guarda, si, si, si vede quasi l'orsa minore tutta. Secondo me se aumenti un, un secondo il tempo di esposizione, riusciamo a vedere tutto il piccolo carro anche. Guarda. Un secondo. <ride> Aumentalo di un secondo, non so quante, tre, portalo a quattro. Sarà molto chiara l'immagine, ma secondo me riusciamo a vederlo tutto il piccolo carro. Eh sì, vedi c'è l'orsa minore, c'è la stella polare, e poi lì il piccolo carro che va a finire alla destra con quelle due brillanti lì. Vabbè, ma guarda che c'è anche il computer comunque che fa luce. Sì, sì, sì. Sul... No, però non c'hai un cielo. Brutto come quello di Tommaso a sto punto, <ride> vabbè allora, uh, ragazzi. Io Tommaso ci sei. Tu hai tolto l'audio? Torna tra noi. No, io ci sono, volevo solo far vedere se rimetti la nebulosa, cioè se rimetti la, il grande carro pasquale, se ce l'hai ancora puntato, sì, io non uh, lo aspetta, Eh, dimetto. però aspetta, c'è qualcosa, hai messo qualcosa di luminoso che da. Fa Eccolo, eh, no. praticamente noi praticamente con quando facciamo vedere questa mia galassietta qua, praticamente che in questo momento ho un po' mosso, quindi non si vede, si vede peggio di prima muovendo l'istogramma. ho capito come spostare l'istogramma in pratica, cioè faccio così. Uh -huh. Vai, vai. No, aspetta, allora guarda, puoi dargli due punti penso, no? Più di un punto. No, non penso. No? Non me li ah, fa. Tu... Dare. Ah, no, aspetta, forse sì. Devi Aumenta, esatto, vai, tira su, tira su la parte destra, esatto, e abbassa, esatto, la parte sinistra. Che già si vede meglio. Eccola, guarda più o meno. Ok, quindi questo lo possiamo chiudere, questo pure. Ma io sono ancora eccolo, in live stacking. Sì, ah, aspetta, facciamo eccolo, così. Eccolo, allora, facciamo così. Fammi vedere adesso se, sì. dandogli un range più stretto, forse mi dovrebbe tirare fuori qualcosa di migliore. Ah, no, sono fuori range però. Sì. Eh, eccola qua, no? E fai Porta lo Vai, vai, vai. Ancora più, vai. Se ci riesci. Beh, già, già si vede meglio. Guarda già i bracci si vedono molto bene adesso. Guardate che bella spiralina, quasi perfetta. Una spirale quasi perfetta, questa bellissima. Ecco dai, adesso si vede però. Sì, eh, si vede meglio. Si vede molto meglio. Eh? Si vede anche la compagna, perché sono due galassie. Si sì, interagisce. Esatto. Bellissima. Bellissima Tommaso, Pe peccato per il mio live stalking Dani, chissà perché non è andato? Eh, non lo so, devi forse cambiare oh, programma. Eh, oh, Daniele, però, eh. vedi, però vedi, per esempio, Tommaso, le stile su puntiformi a me venivano sempre più papalle, chissà dove... Perché dire. io sono più bravo a mettere a fuoco. A me che le ha messa a fuoco. E a collimare. Ma aspetta, però io ho, ho da ah, no. <ride> io ho imparato da Daniele a collimare. Dì sereni a tutti. Io ho imparato da Daniele a collimare. Ragazzi, ho pulito il sensore ho, montito, ho montato la camera e ragazzi poi, fatto tante cose. Pa Pasqua uh, Daniele diciamolo anche a Pasquale che collimare un Newton è molto più complicato di collimare un SC Sì, uno Smith-Casserine come quello di Pasquale è facile da collimare C'ha un uno specchio da collimare lui il secondario e esatto. manco quello vuole fare <ride> No, non ho tempo, pazzi. Eh, non, non ho tempo. Eh, non ha tempo. Ci un minuto e mezzo. Pasquale, un minuto e mezzo. Non ho tempo. Daniele, dia a Pasquale cortesemente quanto ci vuole a collimare. Non Newton l'ha fatto vedere come si collima. Gliel'ho detto, gliel'ho detto tutto, ma non c'è tempo. No, non no, no, spieghi quanto è complicato collimare un Newton. Invece, dicevo: molto più complicato, soprattutto il, lo specchio secondario. Ecco, bene. mettilo preciso che deve diventare rotondo, non deve essere di forma ellittica, eh, muovi la vite, non tensionare troppo, perché sennò diventa stigmatico. Puff. Per non parlare del fatto che finché tu fai una collimazione approssimativa, ok, ma se vuoi fare alta risoluzione sui pianeti, poi devi portarlo sulla stella, vederti i vari uh, dischi di diffrazione, che devono essere concentrici, e poi fai quest'altro, e quella è una cosa assurda. Perciò, Però guarda oh, in tutto ciò, perciò, voglio dire, eh. la galassietta sta iniziando ad uscire ed è sempre più bella. Sì, Pasquale cioria nel frattempo. No, no, perciò il mio telescopio è il migliore di tutti, <ride> Ragazzi, guardate come sta uscendo. Fuori si, si. vedere anche qualche dettaglio dei bracci. In tutto ciò, si sì. è eh, molto, tanta molto roba. Sì. Io a questo allora, punto faccio la nottata e la riprendo. Soprattutto che c'è la luna, non mi frega niente della luna. Se dice no, non è giusto questo accanimento con Pasquale. Io sto con lui. No, Sebbi, loro sono gelosi perché ho il Gotui, si scanna, tutte queste belle cosucce. E io subito. Spunto, e allora mi attaccano sul punto debole della combinazione, <ride> ma non è a ancora il telescopio. Però, però, però c'è una differenza. Che se la tecnologia abbandona, poi eh. diventa un po' un problema. Eh. Mo il pasquale ma non si può muovere. Senza Prima la telescopio. A... Eh. Quando prima il telescopio girava <ride> ma come la trottola. No, vabbè, ma vabbè. Allora, però, aspettate. No, no. Mi devo difendere la cosa. Io pensavo, sbagliando, perché devo chiedere scusa al telescopio pubblicamente, eh, si vedono i bracci anche le gambe. Giustamente, Matteo. attivata. Ciao. Ciao, mi ha detto. Ciao, Siri. Buonanotte. <ride> Abbiamo <ride> sentito anche noi, eh. Cioè, non sapevo. No. <ride> Ciao. 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 Eh, che stavo dicendo? Ah, che quando si era ruotato di 360 gradi comunque non ha perso l'inseguimento nel senso che era fatto bene il, il puntamento scusate perché io le stelle me le sono ritrovate nel campo eh, e quindi, quindi chiedo scusa al mio telescopio pensavo che non me le, eh, non avessi fatto bene l'inseguimento cioè l'allineamento e tutto quindi, è vero Solo che la cosa fondamentale è che basicamente il telescopio fa quello che vuole, tu devi stare sì, lì sì, sì. e non puoi fare nient'altro. E chi come dico io sempre, chi parla? <ride> Gaetano chiede: è possibile vedere Proxima Centauri? L'abbiamo già vista in diretta, con da da sì, certo. ma è un puntino molto debole. Quindi... Oh guarda Tommaso che ha messo lo zoom sulla galassia, guarda che bello zoom sul centro. Oh, bellissimo! Eh, bellissimo, guarda i dettagli che si vedono. Quelle, si que, que, quelle cose nere sono zone di corretto. polveri dove stanno formandosi le stelle. Guarda la, la compagna, bellissimo! C'è un po' di problema di inseguimento, però è minimo. Dai, non c'è nemmeno eh. l'autoguida. Quindi, che cosa si vuole di più dalla vita? Va benissimo. Allora, eh, ci chiedevano ecco, eh, mh, il nome della compagna. Allora, ragazzi, il complesso si chiama M51. La galassia, quella che vedete più grande è la vortice, che è chiamata pure M51A, e, insomma, in questo modo, la piccola l'ho cercata perché non mi ricordavo il nome, si chiama NGC5195, oppure la chiamano M M51B, quindi hanno fatto sì. M51 M51B. Praticamente. Diciamo che dipende molto da. Uh, come si vuole da come la si vuole classificare nel senso che la galassia vortice è una galassia comunque uh, del catalogo messiere no vortice è un nome uh, per, in base a quella che è la, la, la caratteristica però uh, sostanzialmente ora si chiama M5194 e quindi quell'altra diventa M5195 cioè scusatemi uno diventa M51 cioè Catalogo Messier numero 51: cioè l'oggetto 51 del catalogo Messier, oppure nell'altro catalogo NGC diventa NGC appunto 5194, quella grande e la compagna più piccola è 5195. Perciò, però, diciamo che per gli amici è 51A e 51B che è più semplice da ricordare sostanzialmente. Daniele, magari ci può dire la sigla NGC perché cosa sta? Se che in questo Ma momento è uno messi... dei tanti cataloghi che sono stati fatti. Eh, NGC sta per New General... Catalog? Penso è un di sì. Lo mio... sempre chiamato... 7... Tanti... Sì, sì. Sì, è un catalogo cioè... di 7.000 e passa oggetti non stellari, quindi galassie, nebulose, ammassi stellari, che se non sbaglio è stato completato da Dreyer, John, un tale John Dreyer sul finale del 1800. quindi al... 100 anni abbondanti dopo il catalogo di Messier, quindi con, con telescopi molto più potenti, copre il catalogo NGC anche gli oggetti del cielo del Sud. È un progetto enorme. Questo, questo progetto è stato iniziato addirittura da William Herschel, se non sbaglio, eh, sì. quindi è andato avanti per eh, decine di anni prima di essere stato completato. Se non sbaglio, fammi vedere, fammi vedere. Sì, ci dovrebbero essere tra i 7.000 e gli 8.000 oggetti. Pensiamo che quelli, del, quelli del catalogo Messier, appunto, sono 110. E pensate che io ho due amici che approfitto anche per uh, salutarli, uh, che mm. sono uh, Giovanni Isopi dell'osservatorio di, dell di Campo Catino, uh, i quali hanno fatto una maratona di oggetti Messier, cioè in una notte. Hanno osservato e fotografato tu... tutti gli Abbiamo oggetti del catalogo Messier okay. in una notte. Mi sentite? Eh, sì, sì, adesso sì. È la famosa maratona eh, Messier, sì. questo è solo per gli intrepidi. E l'hanno anche fotografata. Forse wow. ho anche la foto del catalogo, che magari ve la faccio vedere perché è bellissima ah, sì. l'effetto che ha vediamo se riesco a trovarla perché veramente è stupenda ed è qualcosa che lascia abbastanza senza fiato perché tu dici vai cioè, voglio fotografarli tutti ok, intanto io sono a 8 minuti e 35 e la galassia diventa sempre più nitida cui, diciamo si dovrebbero regolare i colori perché è diventata verde praticamente sì. per, però non so perché me la dia verde in realtà ma vabbè ci accontentiamo, dai, poi magari si aggiustano dopo i colori nella, nella lavorazione dell'istogramma, però comunque è bellissima, c'è un po' di amp blu, eh? vedo in alto a destra. Sì. quello Spieghiamolo che è uno dei problemi di queste camere planetari purtroppo. C'è cioè Marco uh... che ha sollevato un buon punto, eh? mentre, Mar mentre Tommaso e Pasquale vanno avanti come nulla, fosse Daniele per la fame al posto delle costellazioni in questo momento sta vedendo un po' lo arrosto, è vero. <ride> Non so se avete notato che sto parlando meno adesso perché sono in modalità risparmio energetico. C Ho una fama Gassari, che sto per mangiare. Gassari. Il computer, Gassari, ecco Daniele, in questo momento. Se volessimo parlare di astrobiologia, si sta comportando come un tardigrado un <ride> che è in criptobiosi si incista perché non ha risorse energetiche, quindi <ride> conserva tardigrado. No, ragazzi, e ragazzi, no, ecco. ragazzi okay, che è successo? Chiudiamo col botto. <ride> Vabbè, oh, io comunque, tra un po' devo uscire a comprare l'acqua perché alle 8 qua mi chiudono i supermercati e resto senza acqua. Daniele, nel ragamo, non, eh? ti vuole, non ti muovere. Dove vai? A comprare l'acqua? Fermo, 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 Gasparri. Aspetta. No, vabbè, poi ci diamo col botto. Aspetta, aspetta, Daniele, aspetta. Aspetta, aspetta. Allora, eh, stop screen share. share screen, Daniele non ce la fa più noi ti vogliamo bene Dani lo sai allora Daniele io dovrei avere in questo campo M13 Ehe. e come lo facciamo uscire? aumenta il guadagno al massimo aspetta la prima cosa dobbiamo vedere la messa a foto secondo me non ci sei perché M13 già lo dovresti vedere M13 nell'Ercole ah eccolo è un po' sfodato, ma da Daniele, Daniele, tu sei una persona malfidata. Hai capito? che mal... Io l'ho visto nell'oculare, caro Gasparri. E eh certo, eh. dai, M13 è bello grosso, luminoso. No, vabbè, ragazzi, vediamo M13 stacchiamo. No, voi potete continuare. Io vado a comprare l'acqua e farmi la cena. Magari poi mi ricollego tra un'oretta e mezza. E un'oretta e mezza, aspetta. Io ci sono se vuoi, Daniele. Va bene <ride> per me. Possiamo andare ad oltranza, tanto devo comunque riprendere per fare no, Daniela, 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 Guarda che meraviglia bellissimo. bellissimo, non sei ancora a fuoco. Finisci di no, no, mettere a fuoco. No, no. Vai a fuoco, quello si emoziona troppo. Allora si perde. No, no, bello, bello, bello. Sto piangendo, ragazzi, sto piangendo, no? vabbè, che meraviglia, mamma mia, è Dove sempre sta? uno spettacolo. M13 è, sì. è straordinario. Ma nei commenti che dicono i nostri amici? La felicità di Pasquale, guarda, Madonna, la felicità di Pasquale. Grande. Non sarà beh. 47 tucane, però Daniele ci difendiamo bene dai, anche bello, noi. Stelle, dai, come è bello, dai, è bello. Siamo a fuoco, no, mi pare. Sì, sì, sì. Più o meno sì. Io intanto sto cercando quell'immagine. Daniele posso fare gain, guadagno qualcosa. Se vuoi puoi fare il live stacking perché qua non dovrebbero mancare le stelle. Tu dici... Eh, ma, beh, esatto, se mancano pure qua c'è un problema. Eh, esatto. Tu dici. non sei ancora perfettamente a fuoco ma vabbè aspetta, aggiustiamolo un po' eccola, l'ho trovata che hai trovato? mentre Pasquale aggiusta M... M13 io vi faccio vedere uh, come appare cioè diciamo la soddisfazione di fare un catalogo Messier ah, sì allora, vediamo un po' finestra di applicazioni no scheda di Chrome, condividi, dovreste vedere il mio Whatsapp, ecco esattamente, eccolo qua, perché ce l'ho su Whatsapp che l'hanno fatta ehm, Aldo Zapata, come dicevo, e Giovanni Sopi, questi due miei amici, non so se riesco a zoomare un po' lo schermo forse per farvi vedere meglio magari, no, perché posso invece di ingrandire me lo rimpicciolisse, sì, ecco, Dani, comunque è colpa tua se non stiamo qua ad osservare, perché sei tu che ci porti a fare queste cose. Non <ride> sei responsabile di questa cosa. Va bene, vado a tenere la luce nel frattempo che sta tramontando il sole, non si vede più niente. Guarda, guarda che bellezza, guardate che bellezza. Questi sono tutti e 110 gli oggetti oh, del è... catalogo Messier eh, fotografati del... in una notte. 110 oggetti in una notte, straordinario. Cioè, vi rendete conto? Guarda, c'è M27, c'è la nebulosa Aquila, eh, c'è M1, M13, eh, la nebulosa Trifida, la galassia di Andromeda, eh, eh, la nebulosa di Orione con la compagna a fianco, M42, e M43, eh, M51, che altro? C'è cioè, la galassia di Bode, la galassia Sigaro. Uh, la vortice ci sono tutti tutti gli oggetti del catalogo messieri eh. il doppio ammasso di Perseo, eccolo qua bellissimo però quello Ed non è, è... di Messier eh? il doppio ah. ammasso di per sé non è un, non è un oggetto di Messier il doppio ammasso di Perseo allora, allora mi sa che non è, il doppio è un altro ammasso sé. probabilmente sì, sì, questo sarà un, un altro ammasso se non lo condivido toma condivido un attimo lo schermo perché lo devo condividere vai 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 Danie, come l'ho messo eh, aspetta che non lo vedo ancora Ok, oh, adesso sì che va bene, Guarda che bello. 10 secondi, quando devo fare l'esposizione? Vai, vai. Non dovresti avere problemi qua con le stelle. Oh, eh, infatti, vai. Guarda, ehm, c'era un commento che vorrei anche che Tommaso forse mh, rispondesse perché è, è più esperto di me, forse. Guarda. Giovanni ha chiesto, ma con un telescopio senza appuntamento automatico come faccio a beccare gli oggetti che non si vedono neanche nel cercatore? Ecco, eh 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 eh. Eh eh. facciamo una piccola premessa: c'è bisogno innanzitutto di esercitare il proprio spirito a non bestemmiare, a non buttare il telescopio, vabbè, parte gli scherzi. Allora. Diciamo, una che... cosa io, e Tommaso, siamo in fascia protetta, ci vuole un po' di culo. Andiamo avanti. No, vabbè, la fascia protetta siamo abbastanza fuori, penso. No, non è culo, non è vero, perché io, non... io sono stato un'ora a cercarlo, io mi offendo se dici che è culo. È bravura, è capabilità, è, è capabilità voglia di fare e anche voglia di apprendere, ecco. Qui volevo arrivare con Giovanni. Allora, Giovanni è vero, io diciamo non ho una montatura go to in parte perché, eh, diciamo, non l'ho ancora comprata e in parte perché, tra virgolette, è anche un ottimo strumento per apprendere e per imparare a conoscere bene il cielo. Perché io conosco persone che prima che esistessero i Guti trovavano gli oggetti così a memoria, perché a furia di trovarli, di trovarli, di trovarli mille volte, avevano imparato a memoria come muoversi con le stelle. Il trucco qual è? Co a mettere un'applicazione sul proprio cellulare o sul proprio computer. Ecco, sul computer possiamo installare uh, stellarium, carte seal sono applicazioni free che si possono facilmente scaricare sul cellulare, ad esempio, c'è Star Walk che è molto ben fatta. C'è sia, noi abbiamo anche, mh, abbiamo anche pubblicato un articolo in merito, c'è cioè un post. Potete trovare i link per scaricarla. C'è sia la versione gratuita che quella a pagamento dove voi potete, eh, diciamo, eh, implementare con alcune particolari. Uh, diciamo caratteristiche in più, una sorta di upgrade più uh, prestante. Però sostanzialmente il trucco qual è? Ottenere la mappa di cielo che si vuole osservare, dove c'è l'oggetto, diciamo che si vuole osservare e iniziare col cercatore a trovare stelle che siano simili. Quando si trovano quelle stelle, ci si muove in direzione di quelle stelle sempre più vicino all'oggetto che vogliamo cercare. Ad un certo punto, avendo ovviamente il cercatore perfettamente collimato col telescopio, eh, attenzione perché altrimenti lo trovi nel cercatore, ma nel telescopio non lo troverai mai nell'oculare del telescopio. Quindi, che si fa? Si punta con il cercatore la zona di cielo di interesse, si individuano le stelle più luminose che ci possono fungere un po' come i sassolini per pollici, come le molliche per pollicino per ritrovare la strada di casa, noi seguiamo le stelle per trovare l'oggetto nel cielo. Seguiamo le varie stelle, ci avviciniamo sempre di più, ad un certo punto ci troveremo nelle stelle proprio attaccate all'oggetto e quindi sappiamo che seppure l'oggetto è molto debole e seppure non lo vediamo, è per forza lì e quindi con la fotografia poi esce fuori Mentre sotto un, bu un buon cielo buio anche di campagna, gli oggetti del catalogo messiere sono tutti visibili. Anche sotto il cielo di casa mia. Sì, ma non all'oculare. Ah, eh. eh, eh. Ragazzi, allora io vi dico una cosa. Eh, bello, penso. Eh, sta venendo bene, eh, Daniel. Bellissimo. Allora, ragazzi, io direi di eh, ecco di, di chiudere adesso perché veramente eh, siamo, stati, siamo ancora 156. Quindi, ragazzi, grazie per il vostro affetto. Io direi di chiudere con questa bellissima immagine di M13. E vi dirò di più: eh, questo ammasso globulare, noi non avevamo intenzione di osservarlo stasera, ma già che si è fatta ora, è sorto. Che fai una puntatina? Non ce la fai? Mi è venuto in mente: mi è venuto un flash. Ho detto M13, uno per uno. E comunque il telescopio si è spostato è andato al centro di M13. Parentesi, no, giusto per dire questa cosa perché la devo dire. <ride> Tagliando corrente a Pasquale, così voglio vedere come muove il telescopio. <ride> <ride> allora, innanzitutto gra grazie anche a Fe uh, Federica Galora, grazie avevo visto pure Gianfranco per le stelle, grazie a Silvia per le stelle, grazie a tutti grazie ovviamente a Tommaso che si è preso il freddo come me sul diciamo, fuori, che lui resterà a far nottata però quando si è capito ci proviamo se non da, muoio assiderato Daniele non ce la fa più, è eh, giustamente ora di cena no da lui vado che a comprare d'acqua. voglio di sepe ragazzi stasera l'abbiamo incastrato Daniele Do dove va? Dove va, il pomeriggio della, io dovevo anche lavorare ma vabbè pazienza oh, Daniele poi eh, tra un'oretta facciamo a cena con Daniele facciamo vedere la luna bene. allora ragazzi questa è stata una bellissima serata perché ce ne saranno tante di questo tipo con l'arrivo dell'estate anche perché Possiamo ecco, non si dorme perché fa caldo quindi che facciamo? Osserviamo il cielo anche perché mi viene in mente già la nebulosa anello che potremmo far vedere nella Lira che è molto molto bella quella e, ma è uno degli oggetti, poi ci sono tutti eh, perché da noi sorge, Daniele anche da noi lo scorpione, il sagittario quindi Tomma, preparati che qua dobbiamo fare grandi cose eh. non è Atacama però noi ci difendiamo eh. quindi eh, detto questo, eh, Daniele, grazie anche a te di tutto per la presenza, per le tante spiegazioni. Grazie, come sempre. Eh, È un piacere. E eh, eh, con Daniele, ci vediamo venerdì con la live dedicata all'astrofotografia. Quindi eh, al alla, tuo incontro in con la. Conto primo incontro con la fotografia amatoriale mi raccomando partecipate poi ci sono tante live già programmate insomma trovate la sezione 20 quella di Umberto, professione astrofisico eh, Marco Bastoni eh, poi partono i workshop di Stefano Atacama eh... ah eh. no no tevi, vai tranquillo che io devo anche far finta di lavorare prima o poi quindi stasera no, non faccio stasera, stasera, no. Niente. stasera no stasera no, ragazzi salta eh, questo quando ne fa? Adesso? no questa l'ho passata su Maxima adesso l'ho salvato bellissima. un po' di un po' di stacking così Va per vai, far portare. vedere per far vedere regolando come esce fuori alla fine bellissima bellissima Tommaso allora chiudiamo con questa con la galassia vortice ripresa da, da Tommaso no no chiudiamo con M30, con M13 <ride> vabbè M13 quindi ragazzi vabbè, chiudiamo notte. con tutta l'acqua che mi è rimasta a sto punto dai così <ride> <ride> grazie, ragazzi grazie di cuore a tutti eh, perché raccomando... dovete sapere che uno potrebbe dire scusa eh, adesso divaghiamo no. vi uno potrebbe dire ma scusa c'è l'acqua del rubinetto si sì, bevi l'acqua del rubinetto qua perché questa l'acqua la, 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 la prendono da dei pozzi fossili da dei pozzi antichissimi di milioni e eh. milioni di anni a 50 metri di profondità praticamente quando la tiri su è più calcare che acqua c'è una concentrazione di non lo so di 2 grammi per per litro, una cosa del genere, praticamente è solida l'acqua che tiri fuori dal rubinetto qua, io non la bevo non la beve nessuno, proprio dicono non bere l'acqua del rubinetto, quindi devo andare al supermercato e comprare vado a comprare la... Vadi a comprare l'acqua allora. e ragazzi grazie di cuore per essere stati con noi, ci aspettano tante live belle belle, quindi continuate a seguirci, grazie Daniele, grazie Tommaso, un abbraccione a tutti e due e, e niente, quindi buonanotte, grazie attrazione. ragazzi grazie a sereni a tutti. A tutti. ragazzi, a presto a presto Eli li sereni